Buongiorno a tutti, buon giovedì e benvenuti a questa nuova puntata di Sveglia Trieste. Oggi avremo ospiti in studio, nella prima parte, un dibattito tra due consiglieri regionali, Antonio Lippolis di Fratelli d'Italia e Roberto Cosolini del Partito Democratico, e poi nella seconda parte dialogheremo con Federico Zadnic di Adesso Trieste. Quindi se vorrete parlare con i nostri ospiti oppure fare le vostre segnalazioni, come sempre potete farlo chiamandoci in diretta oppure scrivendoci una mail. Andiamo a vedere subito le previsioni del tempo con il sito dell'Osmer ARPA regionale. Allora, vediamo la situazione generale. Un promontorio anticiclonico interessa l'Europa sud-occidentale, determinando correnti occidentali miti in quota e condizioni di relativa stabilità. Da venerdì affluiranno correnti più umide. Quindi vediamo nella giornata di oggi, sulla costa in pianura cielo sereno, poco nuvoloso, sulla zona montana cielo in genere variabile con qualche possibile rovescio pomeridiano, specie sulla Carnia. Tempo probabilmente migliore sul Tarvisiano, venti a regime di brezza. Domani, venerdì 13, sulla zona montana cielo variabile o nuvoloso con probabili rovesci o temporali nel pomeriggio. Su pianura e costa cielo in genere poco nuvoloso, ma nel pomeriggio sarà possibile qualche rovescio o temporale. Sulla fascia pedemontana soffieranno venti di brezza. Andiamo a vedere la prima pagina del piccolo in edicola oggi. Allora, vediamo il titolo principale ancora dedicato alla guerra in Ucraina e alla visita delle mogli di Azov. Dal Papa Draghi a Biden serve la pace. Questi alcuni momenti della giornata di ieri. Invece, per quanto riguarda la nostra regione e i nostri porti, la svolta blu delle navi davanti alla costa, le imbarcazioni useranno carburanti con meno zolfo per ridurre le emissioni. Il patto per l'ambiente siglato da compagnie di navigazione e istituzioni. Il bando, il molo bersaglieri, le prime centraline per collegarsi alla rete elettrica e poi ancora il progetto Valle dell'Idrogeno transfrontaliera, parte la selezione delle idee migliori. Qui vediamo un'esclusiva, una strage, per quanto riguarda la strage in questura, l'uccisione di due poliziotti, ci sono nuovi filmati, le urla improvvise, il panico, il tentativo di fuga, il coraggio di alcuni poliziotti, gli ultimi istanti di vita di Pierluigi Rotta e Matteo Domenego compaiono nei filmati inediti girati il 4 ottobre 2019. Ancora la cronaca cittadina: Fratelli d'Italia scippa, fra virgolette, agli azzurri la guida di Trieste Trasporti. Poi ancora il debutto della rotatoria in largo Pestalozzi, bocciato dai residenti. L'arbitro di basket Bartoli, preso a calci a fine gara dal patron del Mantova, e ancora il talent della scienza ai ricordi a Matrioska, spiegati da Diego. Andremo a vedere anche questo approfondimento. Poi, per quanto riguarda le generali, prove di pace tra i soci generali, ma Mediobanca dice no all'uscita. E per quanto riguarda invece la Slovenia, anche l'ex premier Bratušek nel nuovo governo di Golob. Questi alcuni dei titoli principali del piccolo. Andremo a vedere quelli sulle prime pagine degli altri quotidiani fra pochissimo con la nostra rassegna stampa. Ora una piccola pausa pubblicitaria. Allora andiamo a vedere la rassegna stampa di questa mattina. Cominciamo con la Repubblica, andiamo a vedere i titoli principali. Si parla ancora naturalmente della guerra in Ucraina, la via diplomatica. Draghi cerca l'appoggio di Biden sulla linea europea, negoziare la tregua con Mosca. Pelosi, Roma partner per la pace, la carta Macron, dialogo con sì per portare Putin a trattare. Orbán blocca le sanzioni per impedire l'embargo del gas. Un gruppo di hacker russi rivendica l'attacco a siti istituzionali italiani. La mediazione possibile, il commento di Andrea Bonanni, poi armi, Conte non desiste, il voto in aula è doveroso. Ancora vediamo altre notizie, allarme inflazione, tra 2 mesi la BCE alzerà i tassi. Poi ancora la storia, il PM anti-narcos del Paraguay ucciso dopo le nozze. Umberto Eco, inedito, imparate
salverete l'arte e salverete il mondo. E poi ancora domani sul venerdì Ezio Mauro intervista Alexejevich. Poi ancora la stampa, Draghi agli USA, un tavolo per la pace, la Russia non è più Golia, lavoriamo al cessate il fuoco, ma la Casa Bianca teme l'escalation. Washington ribadisce il legame con l'Italia, alleato forte e affidabile, Pelosi sostegno a Kiev. Azovstal in fiamme, i tank attaccano l'acciaieria di Mariupol, le mogli dei soldati ucraini ricevute dal Papa. Gli scontri in Palestina, Shirin cronista uccisa dagli israeliani e poi ancora il racconto quel femminicida libero di massacrare un'altra donna. Andiamo a vedere Libero, le donne del PD stanno con gli alpini, il riscatto delle penne nere, le militanti Dem di Rimini si dissociano dal coro d'accuse ai nostri militari. Nei giorni della Dunata nessuna chiamata alla polizia per segnalare le molestie. Poi ancora Draghi non decide l'America, lo strappo dopo l'incontro con Biden, il discorso a Washington, Kiev parli con Mosca, gli alleati non interferiscano, attacco hacker al Senato e la reazione alla missione in USA. Poi ancora le mogli dell'Azov dal Papa, qui vediamo appunto le due mogli ricevute ieri a Papa Francesco. Il giornale, attacco hacker all'Italia, offensiva di Mosca, i pirati informatici russi colpiscono alcuni siti, tra i quali quello del Senato e del Ministero della Difesa. La politica si tratta di cyberterrorismo. Il piano segreto dell'Unione Europea per l'indipendenza dal gas viene riportato qui in prima pagina dal giornale. Ancora Kiev sacrifica l'acciaieria, salvare tutti costa troppo. E poi Draghi rilancia i negoziati al tavolo Russia, USA e Ucraina. Il Fatto Quotidiano. Vediamo Draghi a mani vuote, USA sempre più armi, Biden non lo giudico, il Premier alleati con visioni diverse, ma non dice la sua, costruire la pace, ma non dice come, USA più armi che a Kabul, questo è il titolo principale. Andiamo al Corriere della Sera, allora vediamo qui la prima pagina del Corriere. Draghi dice Putin non è invincibile, il premier dagli USA, ma tutti cerchino la pace, Russia e Stati Uniti si parlino, tetto al prezzo del gas. Lavrov no alla guerra in Europa, attacco degli hacker di Mosca ai siti italiani, bloccato anche quello del Senato. Ancora Inter di forza, batte la Juve, conquista la Coppa Italia, due rigori, espulso Allegri. Poi ancora il caso delle donne molestate, firme contro la Dunata, gli alpini, scusateci, nuove testimonianze sulla festa di Rimini. Ancora, sempre sulla prima pagina del Corriere, la Cina arresta il cardinale Zen, ira del Vaticano, rilasciato. Andiamo a vedere il piccolo per questa notizia di cui ci siamo occupati anche noi ieri con un servizio, meno zolfo nei carburanti, scatta la svolta ecologica di navi bianche e traghetti. Accordo tra società di navigazione e istituzioni per ridurre le emissioni inquinanti. Avvicinandosi alla costa, le imbarcazioni utilizzeranno combustibili più green. In realtà si tratta di un accordo che è stato definito blu. Compagnie di navigazione, autorità portuale e capitanerie si alleano per ridurre le emissioni inquinanti prodotte dalle navi che arrivano a Trieste e Monfalcone. Questo è il senso dell'accordo siglato ieri nella sede dell'autorità portuale. Vediamo il nostro servizio. L'accordo di oggi è fondamentalmente un'estensione di quello che abbiamo già sottoscritto qualche mese fa, che riguardava appunto il coinvolgimento della comunità, diciamo, portuale, sia di Trieste che di Monfalcone, sull'utilizzo di combustibili a basso impatto di zolfo, in un'area che è all'incirca, diciamo, di 8 miglia da quella che è la costa di Trieste e di Monfalcone. Quello siglato oggi alla Torre dell'Oide è il secondo passo, dopo quello già compiuto lo scorso ottobre, del Trieste e Monfalcone Blue Agreement, accordo volontario teso a ridurre le emissioni in atmosfera prodotte dalle navi da crociera e Ro-Ro che scalano nei due porti. Oggi vi hanno aderito le compagnie di navigazione Costa Crociere, DFDS, MSC e Ulusoil. Ma non è che avevamo sottoscritto un protocollo che in qualche modo era solo di facciata, ma che invece coinvolge direttamente gli armatori, che ringrazio, ma devo dire la verità che, insomma, sono perfettamente coscienti che, insomma,
l'attività delle navi, soprattutto poi magari navi da crociera in ambito portuale, ma che anche in ambito cittadino è impattante. Quindi abbattiamo le emissioni, le abbattiamo oltre, ben oltre quella che è la previsione di legge, e chiaramente questo è uno step che arriverà anche a quella che poi sarà l'elettrificazione delle banchine, che alla fine eliminerà del tutto le emissioni. A margine, il presidente dell'autorità portuale si è poi soffermato sullo scenario internazionale, su quello che sta facendo il nostro porto per cogliere le opportunità che si presentano. E quello che è successo ha portato le aziende manifatturiere a riconfigurare la localizzazione industriale in paesi diversi rispetto alla classica Cina piuttosto che localizzazione asiatica, privilegiando per esempio paesi come la Turchia, con cui noi abbiamo rapporti importanti, ma soprattutto modificando la gestione delle scorte a livello globale. Quindi oggi noi abbiamo molte più scorte rispetto a due anni e mezzo fa, e quindi stiamo attrezzando un sistema in cui la localizzazione industriale, l'utilizzo dei punti franchi, l'utilizzo della logistica e l'utilizzo del porto vengono incrementati in perfetta armonia con questo tipo di evoluzione che abbiamo visto a livello globale. Torniamo alla lettura del Corriere della Sera, torniamo alla guerra in Ucraina, i sospetti dei medici sull'uso di armi chimiche. Negli ospedali di Kramatorsk cambia la tipologia di ferite, prima erano da pallottole, da due settimane sono da esplosioni, ricoverati molti soldati con problemi respiratori e convulsioni. A un militare russo di 21 anni, primo processo per crimini di guerra. Qui vediamo ancora Yulia, trattate per noi. Arseni, combattente dell'Azov, scrive alla moglie: sta finendo anche l'acqua dei macchinari. Questa Yulia è una delle due donne ricevute ieri da Papa Francesco. Poi ancora il punto militare, Odessa, obiettivo o diversivo. A Kharkiv la resistenza avanza verso il confine, città libera dai tiri d'artiglieria, Kiev ripresi 1200 chilometri di frontiere. Armi all'Ucraina anche per evitare che la Russia invada Georgia e Moldavia. Claudio Graziano, a capo del Comitato Militare dell'Unione Europea: senza aiuti oggi Putin minaccerebbe già l'Europa, le operazioni attuali possono prolungarsi per anni. Ancora stallo dell'Unione Europea sulle nuove sanzioni, lo stop a est non ferma il gas. A Tarvisio flussi ridotti del 30% per l'interruzione della rete in Donbass, ma il calo è stato interamente compensato. Commissione Ambiente dell'Unione Europea, diesel e benzina al bando dal 2035. Vediamo Adriatico, c'è gas anche che arriva da tutto il mondo tranne che dalla Russia, al terminale Adriatic LNG, 15 km a largo della costa veneta a Porto Viro, in provincia di Rovigo. Ora ci colleghiamo invece con la sala operativa della polizia locale per vedere qual è la situazione del traffico in città. Chi abbiamo in linea? L'ispettore capo Paolo Gurtner, buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Buongiorno, allora qual è la situazione del traffico? Abbiamo visto che c'è stata anche una novità, questa rotatoria a largo Pestalozzi, come sta andando? Le chiedo. Allora diciamo che per quanto riguarda il traffico a quest'ora è scarso, non ci sono particolari criticità. Per quanto riguarda la rotatoria, ieri appunto la prima giornata con le modifiche in zona Pestalozzi, Molino Vento, Gavardo, Cancellieri e limitrofe, quindi attenzione chi transita da quelle parti, perché sono stati istituiti anche dei nuovi dalla precedenza, quindi massima attenzione, guidare con prudenza e non pensare che sia tutto come l'altro ieri, per capirsi. Ecco, ci sono delle altre segnalazioni, ecco, che deve farci, ispettore? Volevo far presente che quest'oggi ci sono gli sgomberi per la nave sulle rive, quindi da ora di pranzo saranno inibite le soste in zona. Altre cose non avrei da riferire. Benissimo, allora grazie, buon lavoro a lei e buona giornata anche ai suoi colleghi. Altrettanto a tutti. Grazie. Proprio della rotatoria di Largo Pestalozzi andiamo a parlare ora con la lettura del piccolo e poi vedremo anche il nostro servizio realizzato dal nostro Gianluca Paladin. La rotatoria di Largo Pestalozzi al debutto fra disagi e proteste. Chi vive e lavora in zona boccia, salvo qualche eccezione, la soluzione adottata per sostenere il traffico in vista della chiusura della galleria di Piazza Foraggi. Insomma, ci sono state
delle proteste e ce ne occuperemo sicuramente anche noi nella giornata di oggi. C'è stato anche un incidente ieri mattina in via Molino a Vento. Un'auto con due anziani a bordo è andata a sbattere contro un'altra vettura e si è capottata. I due passeggeri feriti sono stati estratti dall'abitacolo dai vigili del fuoco che hanno tagliato il parabrezza e le cinture di sicurezza. Sul posto anche ambulanze e polizia locale. Questo però è successo ieri mattina. Allora, vediamo il servizio di Gianluca Paladin proprio sulla nuova rotatoria provvisoria che è comparsa ieri in largo Pestalozzi. Si sa, i cambiamenti portano con sé pareri misti, positivi e negativi. Sta di fatto che dopo la chiusura della galleria di Piazza Foraggi è stato necessario istituire una rotonda provvisoria in largo dei Pestalozzi per regolare la viabilità. Una modifica che dovrebbe durare solo 40 giorni, ma già da stamattina si sono manifestate le prime polemiche. Molti automobilisti, infatti, non si sono subito accorti della novità più importante. Chi scende da via Molino a Vento deve dare la precedenza a chi esce dalla rotonda. Fino a ieri il diritto di precedenza lo aveva chi scendeva dalla via. E come è vero che le abitudini sono difficili da abbandonare, per gran parte della giornata a dare precedenza sono stati coloro che uscivano dalla rotonda. A detta di chi bazzica ogni giorno la zona, la rotatoria è utile perché oltre a snellire il traffico rende anche più sicura un'area della città purtroppo nota per frequenti tamponamenti. Senza contare il fatto che ci sono i ragazzi che ogni giorno attraversano largo dei Pestalozzi per andare a scuola. Gli stessi che salutano con favore la nuova rotatoria si dicono però dubbiosi su questo cambio della precedenza per quanto concerne via Molino a Vento. È però l'unica soluzione. Le macchine che escono dalla rotonda non possono fermarsi a dare precedenza, allora sì che il traffico si ingolferebbe. Ma stiamo parlando di un cambio di viabilità provvisorio, fra 40 giorni via la rotonda, o forse no? D'altronde, perché levare qualcosa che notoriamente porta solo benefici? Forse è meglio abituarsi a dare la precedenza quando si scende per via Molino Vento. E saremo a vedere insomma come andrà questo esperimento. È stato pensato anche in questo modo, sia per sopperire alle chiusure, la chiusura del tunnel della galleria di Piazza Foraggi, ma anche per sperimentare insomma questo nuovo tipo di viabilità. Allora andiamo a vedere ancora la politica cittadina sul giornale, sul piccolo. Vediamo che è esatto chiamata a fornire dei servizi in sloveno, Fratelli d'Italia si smarca e la giunta si spacca. Il documento unico di programmazione si riferisce alla legge 38 del 2001, contraria alla prima forza di maggioranza che chiede approfondimenti. Poi un giovedì non stop tra presentazione del bilancio, consiglio e proteste in piazza. Questa è la giornata, andiamo a leggere. Allora, il bilancio municipale da una parte e dall'altra, la protesta in Piazza Unità. Questi protagonisti dell'odierna giornata politica che si apre proprio con la presentazione del documento di programmazione finanziaria per il triennio 2022-2024. La conferenza stampa ufficiale del Comune si tiene alle 11 nell'auditorium del Museo Revoltella. Il pomeriggio si riunisce poi il Consiglio alle 15. Ci sono interrogazioni e domande d'attualità, mentre alle 16 partono i lavori dell'Aula. All'ordine del giorno la ratifica della variazione di bilancio da 115 milioni di euro, già illustrata in commissione dall'assessore competente Everest Bertoli, e la somma dei fondi PNRR che ad oggi l'ente locale sta investendo prevede di investire in cantieri, tra questi anche 48,5 milioni della Cabinovia. Seguono nel Calepino due distinte mozioni urgenti su Cattinara, presentata da Roberto Cason e Giovanni Barbo. Visti i temi caldi sul piatto, adesso Trieste chiama a raccolta la cittadinanza, invitandola a un presidio sotto l'augusto balcone di Palazzo Cheba, appunto in Piazza Unità, a partire dalle 16. Siamo stufi delle decisioni prese letteralmente sopra le nostre teste, vogliamo l'immediata modifica dell'accordo di programma che prevede il taglio di oltre 500 alberi della pineta, si parla appunto della pineta di Cattinara. Siamo contrari all'ovovia e vogliamo ribadirlo forte e chiaro. Quindi questa è l'iniziativa di adesso Trieste per quanto riguarda proprio la politica cittadina. Ancora i movimenti, vediamo qui anche sul piccolo viene dato conto che Fratelli d'Italia ha scelto Trieste Trasporti e Di Marzi.
il capo del partito di Giacomelli incassa l'ok del direttivo. La presidenza dello storico feudo di Forza Italia va all'ex difensore civico. La nomina in attesa della ratifica dell'assemblea dei soci prevista oggi, quindi l'attesa ce l'aveva testimoniata anche a noi Maurizio Marzi nell'intervista che gli abbiamo fatto ieri. Allora rivediamola insieme. E quello di Maurizio Marzi, il nome indicato da Fratelli d'Italia per ricoprire il ruolo di nuovo presidente della Trieste Trasporti. La nomina ufficiale, salvo colpi di scena, dovrebbe arrivare domani, data fissata per l'assemblea dei soci e il consiglio d'amministrazione. La scelta è frutto dei recenti accordi nel centrodestra per l'avvicendamento della presidenza da Forza Italia al partito di Giorgia Meloni. Io ringrazio Claudio Giacomelli e il Partito di Fratelli d'Italia per questa importante indicazione. Attendiamo gli esiti ovviamente del Consiglio di amministrazione che si terrà domani, ma accolgo questa indicazione come un segno di grande responsabilità e di onore per un importante incarico prestigioso. Marzi è un politico di lungo corso nel centrodestra, già consigliere comunale per 2 mandati, ha poi ricoperto l'incarico di difensore civico del comune, membro del CDA di Trieste Trasporti e membro di una commissione tecnica in Ater. Dal 2013 è impegnato presso il Consiglio regionale negli uffici di supporto agli organi politici, incarico al quale dovrà rinunciare in quanto incompatibile con la carica di presidente del CDA di Trieste Trasporti. Chiaramente tutti sappiamo che il trasporto pubblico urbano nella nostra città è un'eccellenza, lo è da molto tempo e deve continuarlo ad essere, e naturalmente al centro di questa attività c'è il cittadino utente, che è quello che paga le tasse, quello che mantiene tutto il sistema. E se devo scegliere un esempio, mi piacerebbe essere in grado, avere la stessa levatura e capacità che ha avuto il compianto Pier Giorgio Lucarini, che tutti ricordiamo come esempio sia umano che professionale. Restiamo ancora per un po' sui temi politici riportati dal piccolo oggi, temi politici del comune, Cabinovia. Allora vediamo, Starz contrattacca, Russo in calza di piazza, progetto inviso ai cittadini e lo dovranno pure pagare. Dopo il no al referendum, il comitato sabato illustrerà le iniziative per proseguire la battaglia. Intanto il Dem rilancia l'idea del tram, e anche sul tram insomma si sta giocando uno scontro tutto politico tra gli opposti schieramenti. Andiamo a vedere ancora una notizia che troviamo su Trieste Prima, riguarda i carburanti. Dietro front della Slovenia, prezzi di nuovo bloccati. Lubiana reintroduce il tetto dei prezzi di diesel e benzina, la misura rimarrà in vigore per 3 mesi. Quindi in Slovenia torna il tetto ai prezzi di benzina e diesel, la misura che rimarrà in vigore per 3 mesi era stata cancellata dal governo di Lubiana lo scorso 1° maggio. Il prezzo massimo alla pompa è stato fissato a 1,56 euro per benzina e 1,66 euro per il diesel. Quindi questi i nuovi prezzi, tetto massimo appunto dei carburanti per quanto riguarda la Slovenia. Allora, ora ci dobbiamo fermare per una brevissima pausa pubblicitaria. Fra pochissimo avremo ospiti in studio, come vi dicevo prima, il dibattito tra 2 consiglieri regionali. Avremo Antonio Lippolis di Fratelli d'Italia e Roberto Cosolini del Partito Democratico. Quindi è un po' di spazio alla pubblicità, restate con noi. Bentornati in diretta a Sveglia Trieste. Allora diamo subito il buongiorno ai nostri ospiti di questa mattina. Sono i consiglieri regionali Antonio Lippolis di Fratelli d'Italia. Buongiorno a tutti. E Roberto Cosolini di Partito Democratico, buongiorno anche a lei, grazie di essere tornati nei nostri studi. Allora abbiamo subito una telefonata, quindi sentiamola immediatamente. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto? Pronto, buongiorno Laura. Buongiorno a lei. Io ho chiamato, buongiorno anche ai suoi ospiti. Io ho chiamato per una cosa che è successa ieri a Borgo San Sergio. Cosa proprio, sì, una cosa che proprio, non ho parole. Allora, in piazzetta a Borgo San Sergio, ieri c'era il mercatino.
Eravamo là del bar della piazzetta, un signore si è sentito male e un altro signore lo teneva la mano, era disteso a terra e ha chiamato due volte la Croce Rossa. Io ho chiamato la terza volta la Croce Rossa, mi hanno detto vedremo quando c'è qualche macchina libera. Insomma, questa persona stava male, erano tutta la gente allibita proprio, è passata un'ora, questa persona era sempre per terra, io ho chiamato qualcuno della farmacia Fumaneri, si è venuta giù la figlia di Fumaneri con un'altra ragazza, non so se era anche lei dottoressa, hanno almeno preso la pressione, gli hanno parlato, quello. Ma io ho chiamato anche i carabinieri mi hanno detto che ma cosa possiamo fare noi? E se ne sono mezzi. È uno schifo, questa persona era là un'ora a terra, stava male, e gli ho detto possiamo morire? La gente era tutta libita, veramente, guarda Laura. Siamo rimasti scioccati. Ho capito. È uno schifo. Io ho chiamato proprio per far... Se pure dopo un'ora è stato soccorso questo signore. Sì, dopo però, quando che sono arrivati. Con grave lentezza. Un'ora sicura, ecco. E questo qua poteva, non so cosa aveva, perché io era il signore che gli chiedeva, io cercavo di chiamare, di parlare, tutto quanto, e di fare presto che venga qualcuno, insomma. Certo. Ho chiamato la figlia di Fumanet, ti prego vieni giù a vedere tu se almeno bisogna le pressioni, vedere cosa aveva. Esatto. Ma un'ora, una Croce Rossa, una persona che stava male a terra. Ecco, a bordo. Volevo solo avvertire questo. Sì, proprio davanti al bar. Davanti al bar. Capito, sì, ecco. Quindi anche insomma in una zona facilmente raggiungibile. Era anche il marchito, era raggiungibile. Infatti sono arrivati con calma, io lo aspettavo da una parte, loro sono arrivati dall'altra, ma va bene, ma dopo un'ora. Ecco. Ho capito. Va bene, grazie. Grazie di averci segnalato questo fatto che insomma è piuttosto grave, no? È l'antico problema del numero unico di Palmanova, una delle battaglie di Fratelli d'Italia, ma sinceramente anche di tutto il centrodestra prima di queste elezioni, era quella di riportare il 118 nella nostra città. Se il 112 può avere il numero unico regionale, può avere un senso ed una valenza per i paesi del Friuli Venezia Giulia, quello che penso io, quindi dell'Alto Friuli, dove chiaramente insomma è molto più facile muoversi da un paese all'altro, da una città all'altra, Trieste deve avere per sua specificità un suo numero particolare. L'assessore Riccardi, di fronte ad un'interrogazione del mio capogruppo Claudio Giacomelli, si è impegnato a fare così un sondaggio per vedere i costi e quello che succederebbe con due numeri in regione, quindi Trieste e il resto della regione, con tre numeri, quindi sacrificando magari la provincia di Gorizia, o con quattro numeri, mettendo quindi un numero come era in passato, quindi vedremo se questo suo sondaggio, tra l'altro, per verificare costi, per verificare situazioni e tutto, andrà a buon fine, se entro la fine di questa legislatura riusciremo a riportare in Porto Vecchio la sede del 118 funzionante, perché è stato approvato appunto il posto, diciamo, il luogo dove sarà dovrebbe una sede operativa. Però no? Ecco. Diciamo che il posto è importante, però è importante anche che venga rimessa in funzione appunto questa centrale provinciale appunto del soccorso cittadino. Ecco, questa cosa viene richiesta da più parti. Ecco. Allora, io personalmente dico che se verranno fatti più numeri 118 sul territorio della regione, bene, si provi questa soluzione. Non sono ideologicamente legato al numero unico. Non vorrei poi scoprire che telefonate come questa la vostra redazione continua a riceverle. Perché se in una fase di impianto, no, sono passati un po' di anni, si poteva immaginare che chiamare a Palmanova potesse comportare qualche, chiamiamola così, qualche problematica di collegamento o di organizzazione maggiore, passati 4 anni ci dobbiamo dire che da Palmanova uno poi passa agli operatori a Trieste la segnalazione e gli operatori dovrebbero arrivare. Allora, se gli operatori arrivano qualche minuto dopo
No? Uno può pensare che questo sia dipeso dal doppio collegamento. Se gli operatori arrivano un'ora dopo o arrivano, come è stato segnalato in qualche caso, no? Penso al nostro collega già di maggioranza, adesso il gruppo misto, Zaluca, sì. No? Sono passate che più ore, segnale, vuol dire che c'è un problema organizzativo, no? Vuol dire che c'è una carenza di personale, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona nel sistema, non semplicemente che un centralino telefonico sta a 40 km da Trieste, perché diciamo la verità, con la digitalizzazione, con gli strumenti tecnologici che abbiamo oggi, nel 2022 dovrebbe essere possibile che la centrale unica fosse a Stoccolma e le ambulanze arrivassero in tempo utile, in tempo reale. Quindi la preoccupazione che ho io, sapendo che questo tema è sentito dall'opinione pubblica, dando atto ai colleghi che l'hanno portato avanti, sono passati 4 anni, per il momento l'assessore Riccardi ha risposto con faremo, sono passati 4 anni, non sono passati 4 mesi, no? Ecco, ma non vorrei poi scoprire che alla fine, quando le telefonate arriveranno in Porto Vecchio invece che a Palmanova, il problema rimarrà. Suggerirei, e a fine maggio abbiamo in Consiglio regionale la presentazione del piano emergenza-urgenza che sta ritardando, ma che se non sbaglio il 30 maggio ci verrà illustrato dal Vicepresidente, suggerirei un approfondimento sulle cause strutturali di questi problemi, lo dico proprio nell'interesse di tutti e con spirito assolutamente costruttivo. Altro tema che viene molto dibattuto in questo momento, fra l'altro ci arrivano anche segnalazioni di questo presidio in Piazza Unità da parte di adesso Trieste, ma anche di altri comitati, ad esempio quelli per salvare la pineta di Cattinara, però c'è anche la questione della cabinovia o via, insomma, che adesso è stato bocciato il referendum, non si farà questo referendum per sapere, insomma, se i cittadini vogliono meno la cabinovia. Idea vi siete fatti di questa vicenda? Beh, diciamo che da 2 anni parliamo di pandemia, adesso parliamo di guerra, e il tema locale che sta prendendo in maniera incredibile questo della cabinovia fa anche abbastanza strano vedere un argomento così, diciamo tra virgolette, non importantissimo essere inserito in argomentazioni sicuramente molto più importanti, appunto come quelli della guerra, come quelli della pandemia. Diciamo che è una cosa che sta dividendo la città, perché poi chiaramente ci sono i favorevoli e ci sono i contrari. Fare un referendum l'avrei trovato comunque eccessivo, nel senso che la politica si deve assumere le proprie responsabilità, e dal momento che tu in campagna elettorale voti uno schieramento perché porta avanti un progetto, e questa è la maggioranza riesce anche grazie a questo progetto ad avere la maggioranza dei voti e quindi ad insediarsi al governo della città, io credo che la parte soccombente tra l'altro alle elezioni deve accettare il verdetto delle elezioni e accettare, insomma, i progetti, i programmi che la maggioranza vince, la maggioranza, che la parte vincente, diciamo, riesce a portare avanti. Io sono convinto che la cabinovia non sarà una cosa negativa per la nostra città, ci sono cabinovie dappertutto, questo l'ho già detto in altre occasioni, non credo che sarà impattante dal punto di vista della, come posso dire, dell'immagine della nostra città. Tanti dicono ma che bello il Carso, ma che bello il mare, questa cabinovia, io credo che una cabina non possa impattare tanto su una città bella e grande come Trieste. Mi fido di quelli che dicono che sarà sostenibile dal punto di vista economico, soprattutto con un afflusso che sembra nei prossimi anni sarà sempre maggiore grazie anche all'incremento delle crociere, del polo croceistico che sta, insomma, tra Trieste e Monfalcone, sta catalizzando anche l'aspetto turistico della nostra città. Quindi mi devo fidare dei tecnici, è un buon contributo, mi auguro che si trovino i soldi aggiuntivi perché probabilmente non basteranno i 49 milioni, visto che costa tutto molto di più, insomma, ho detto la mia. Ha detto la sua, penso opposta. Ma io, no, ma sa, opposta. Allora, io non voglio criticare la decisione dei garanti, si chiamano garanti per definizione, certo. Quindi il loro responso va accettato. È legittimo avere qualche riserva sull'interpretazione, no? Nel senso che da un lato
dire che questo è un progetto che non è esclusiva competenza del Comune, perché c'è un concorso finanziario del Ministero e dell'Europa. Certo, c'è un concorso perché è stato richiesto, cioè non è che questo è un progetto strategico, no, voluto dal Ministero delle Infrastrutture, è una decisione del Comune di Trieste, che poi ha chiesto dei soldi dove li poteva andare a prendere. Quindi credo che il tema dal punto di vista decisionale poteva anche essere attribuito esclusivamente al Comune, poteva, ma è un problema interpretativo. So poi che i garanti hanno valutato che i tempi ormai di cantierizzazione, se vogliamo, no, fossero incompatibili con l'indizione del referendum, no, e qui mi viene da dire che forse hanno deciso, prima di leggere, che si è aperta la discussione sul prolungamento alla terza stazione di Montegrisa, come se fosse una cosa banale, un progetto come... Giustamente dice il collega, di cui si discute da tanto tempo, vuol dire che ha assunto una sua fisionomia, secondo noi ancora abbastanza superficiale, ma in ogni caso una sua fisionomia da tanto tempo, paf, improvvisamente si trova una terza stazione. Domani potrebbe essere una quarta, perché no il castello di Duino, e perché no una quinta ritornando poi a Miramare, già che ci siamo. Quindi mi pare che siamo ancora in alto mare. Al di là di tutto questo, io ho una preoccupazione, perché questa potrebbe impattare sul futuro dei triestini. Da un lato i costi che lievitano per il costo generalizzato delle opere pubbliche e adesso per le prospettive di ulteriore modifica del tracciato. Poi soprattutto i costi di gestione. Vede, 3 milioni e mezzo di passeggeri all'anno, parlo dello studio di fattibilità economico, sono, considerato che si rinuncia a una trentina di giornate per lavora, questo almeno dicono gli studi, speriamo che siano solo 30, sono 11.000 al giorno. Non sono pochi 11.000 al giorno, perché dobbiamo immaginare non solamente il 20 luglio, dobbiamo immaginare anche il 20 novembre o il 20 di gennaio, no? Ecco, oppure dovremmo dirci che se il 20 novembre e il 20 di gennaio non ci va quasi nessuno, no? Nel 20 di luglio ce ne devono andare 20.000, che sono tanti. Se poi guardo la storia degli impianti a fune nelle località turistiche, dove le migliaia e migliaia di persone al giorno ci sono, se non altro perché l'impianto ha una finalità prettamente turistica, magari collegata agli sport invernali, vedo che alla fine l'autonomia di gestione dal punto di vista economico è quasi sempre una chimera. Intervengono i concorsi degli albergatori, intervengono i fondi per sostenere la gestione, i fondi pubblici per sostenere la gestione. Insomma, questa idea che l'impianto si mantenga con lo sbigliettamento, ecco, mi pare un altro ulteriore grande punto interrogativo. Comunque adesso evidentemente il referendum è stato bocciato, i promotori però valuteranno. Se posso interromperti solo un secondo, lo studio di fattibilità sui 3 milioni e mezzo di persone è stato fatto su uno sbigliettamento a 1,30 euro il biglietto, quindi tra virgolette il biglietto ordinario, è chiaro che non regge ed è per questo motivo che è stata aggiunta la stazione di Montegrisa, per fare in modo che il biglietto costi 4-5 euro come in tutte le zone turistiche. Allora prendiamo atto che uno studio di fattibilità che è stato presentato diversi mesi fa, oggi non andrebbe adeguato oggi alla parte turistica. Ecco, allora il fatto che evidentemente dimostri così, prima ancora di cantierare e di partire, no, che ha dei limiti grossi, induce... Però era stato detto che bastavano 1 milione di persone, da quello che avevo sentito. Ma, io. Sì, io mi sto a quello che ho letto, diciamo, induce a qualche ulteriore preoccupazione sulla sostenibilità economica di questo intervento. Fin dall'inizio, ecco, insomma, è stato questo un po' il nodo, no? È chiaro che non, giustamente, come dice il consigliere Cosolini, immaginare 11.000 triestini che prendono la cabina via ogni giorno è una cosa facilmente, insomma... Io poi auguro a Trieste lo sviluppo turistico, è una realtà di questi ultimi 12 anni, una realtà importante. È in crescita, è cresciuta durante gli anni della nostra amministrazione, è cresciuta durante gli anni della successiva amministrazione di Piazza. Ecco, dopodiché pensare che Trieste possa esplodere in termini di turismo, no? Per dire, essere una città che vive, diciamo, prevalentemente di turismo, ecco, questo mi pare un po' difficile oggi da
da prevedere e conseguentemente questo impianto, che ricordo è stato presentato all'inizio come un impianto, no, ai fini della mobilità urbana soprattutto, più che come un servizio turistico, dovrebbe perciò dipendere secondo me anche dall'utilizzo che ne faranno i nostri concittadini o comunque i cittadini che anche da altre località della regione si recano quotidianamente a Trieste per lavoro. Ecco che quei numeri nella stagione non turistica mi appaiono un po' una chimera. Comunque stiamo a vedere cosa succede. Tra l'altro credo chi ha promosso il referendum stia valutando anche le argomentazioni eventualmente per un ricorso. Forse si è persa un'occasione proprio su un tema così discusso. Senza un grande esborso di risorse si dava la possibilità ai cittadini di esprimersi, i cittadini avrebbero espresso un punto di vista consultivo. L'amministrazione avrebbe potuto tenerne, ecco, sull'esborso forse, o non tenerne conto. Ma al di là del fatto che fra poco avremo il referendum sulla giustizia e che dai sondaggi sembra che andrà a votare il 33-35%, io immagino che un referendum sulla cabina via Trieste avrebbe raccolto il 20% dei cittadini. Io direi che avrebbe raccolto parecchio interesse, perché c'è una volontà dei cittadini rispetto a scelte che li toccano da vicino di poter contare, di poter però dire la propria. È facilmente immaginabile che sarebbero andati a votare molto probabilmente quelli che contrari. No, i favorevoli non si sentivano, cioè come posso dire, se uno è favorevole, siamo per la democrazia questa, se uno è favorevole, no, c'è la possibilità di votare, sì. Si decide di andare a votare, sì, però, se voglio difendere, sì, un progetto lo vado a difendere. Certo, ma uno che è favorevole alla cabinovia ha già votato di piazza alle elezioni comunali, quindi lui si sente già soddisfatto di aver approvato un programma. Il problema è che tanti che lo hanno votato sono contrari, forse questo vi preoccupa di più. Allora, sentiamo subito la telefonata, dopo continuiamo a parlare sicuramente anche di questo argomento e magari di quello collegato gioco forza, che è quello del tram di Piccina. Allora, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno dottoressa, io sono Pasqua Loredana. Buongiorno. Sì. Saluti a tutti voi. Volevo fare un ringraziamento enorme al triage di Cabinara, che domenica sera sono stata ricoverata. Sono state persone stupende, ho atteso 20 minuti e mi hanno fatto tutti gli esami che dovevo fare, preso gli appuntamenti con l'ecografia e la senologa, la dottoressa Serena Scomas, che ringrazio anche lei. E un grazie particolare al dottor Denis Valentini del pronto soccorso. Bene. Ci fa piacere che abbia avuto una buona esperienza, insomma, pur in un momento difficile come quello di un ricovero al pronto soccorso, che insomma non è mai piacevole. Ci fa davvero piacere che sia andato tutto bene, signora Loredana. Ma di più, perché hanno visto i dolori che avevo, sono state persone fenomenali, guardi. Benissimo, ha fatto bene anche a ringraziarli pubblicamente, perché magari ci si lamenta più spesso di quanto... Cioè sapere che la sanità funziona, ma nessuno l'ha mai negato, nel senso che la qualità sanitaria della nostra regione è sicuramente a livelli ancora molto alti. Il problema è che purtroppo funziona soltanto in situazioni e in periodi ordinari, come possono essere quelli dei mesi estivi, quando la pandemia prende un po', ci dà un po' di tregua. Io mi auguro, però approfitto di questa telefonata per dire che sarebbe inimmaginabile passare un altro anno, un altro inverno come quello che abbiamo passato, e bisogna cercare di normalizzare un attimo la situazione e di rendere appunto il Covid come una delle malattie endemiche che conosciamo ogni anno, perché se no non ne veniamo più fuori, perché non si può, e non è un problema soltanto del Friuli Venezia Giulia, affrontare ogni primavera le liste d'attesa che vengono accumulate durante l'inverno. Non è possibile sospendere negli ospedali visite per un caso di Covid in ogni reparto, che è chiaro che durante l'inverno c'è sempre. Ci sono alcune cose che sono importanti, la medicina è molto importante, però ci sono altre cose che vanno di parallelo, che sono la prevenzione, che sono la vicinanza da parte dei familiari alle persone che stanno male. Infatti, e ci sono alcune cose, perché a me
fa molto piacere sentire si consiglia la quarta dose per i malati oncologici, però se grazie alla pandemia i malati oncologici raddoppiano di numero perché non riescono a seguire il loro percorso di prevenzione, a quel punto chi se ne frega della vaccinazione e curate le persone che hanno bisogno di una prevenzione e di una tutela, come posso dire, continuativa e giornaliera di altre malattie, perché non c'è soltanto il Covid. Ecco, ci tenevo a dirlo. Ma io sono, sì, devo dire la verità, assolutamente d'accordo con il collega, a parte che non ritengo incompatibile il perseguire la vaccinazione, che in ogni caso ci ha fatto uscire dalla fase acuta della pandemia, perché di questo ci consente oggi di parlare di una gestione endemica, no, di fatto, perché ieri avevamo 1000 contagi in Friuli Venezia Giulia, 1000 contagi in Friuli Venezia Giulia un anno e mezzo fa, con le caratteristiche che aveva il virus, no, di aggravamento un anno e mezzo fa, ci avrebbero costretti a tenere tutto quanto chiuso. Quindi noi siamo già entrati in questa fase che il collega Lipolis auspica, e credo che il prossimo autunno, il prossimo inverno, in ogni caso dovremo tenere ben presenti questi due binari: da un lato gli strumenti che servono per fronteggiare la gravità del virus, sapendo che il virus rimane, e dall'altro lato garantire l'assistenza e i servizi. La telefonata fa piacere anche a chi critica la gestione della sanità, perché in ogni caso una cosa è criticare scelte che non si condividono e una cosa è essere rassicurate dal fatto che noi abbiamo migliaia di professionisti nei nostri servizi che cercano quotidianamente, anche in condizioni di emergenza, di fare comunque meglio possibile il proprio dovere. Il tema delle liste di attesa, sono assolutamente d'accordo, era un tema serio prima della pandemia, perché abbiamo presentato recentemente, Lipolis lo sa, anche in consiglio, proprio in aula, i risultati della valutazione sull'andamento delle liste di attesa nel biennio 19-20, c'era un arretrato, una difficoltà pesante prima della pandemia, questa difficoltà non può che essersi accentuata grazie alla pandemia, grazie in senso negativo ovviamente, e questo richiede un piano straordinario, cioè questa deve essere una priorità del nostro sistema, creare le condizioni per recuperare e riportare a quei tempi fisiologici che le direttive ci indicano l'erogazione di tutta una serie di esami e di prestazioni specialistiche, perché sennò il rischio di una seconda emergenza sanitaria dovuta all'aggravamento delle tante patologie non prevenute, infatti, o non curate per tempo, è un rischio assolutamente reale. Allora, un'altra telefonata, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, lei, sono Elvio De Isola, buongiorno. Oh, Elvio, buongiorno. Allora, vorrei ringraziare il signor Cosolini perché il suo partito, in nome della fratellanza e l'uguaglianza fra i popoli, non devi dimenticare, mi sono qua a Trieste da 60 anni e mio nonno, il papà di mia mamma, è morto di crepa a cuore a 82 anni in caserma della polizia in via Mascagni. Un'altra cosa volevo dire, che ringrazio anche la signora Seracchiani, che da Megamesso del 32 sono nato, avevo 90, da Megamesso che sono nato in Slovenia. Buona giornata e viva Trieste! Allora, grazie Elvio, 92 anni, non lo sapevo, insomma, complimenti, è sempre bello battagliero il nostro amico Elvio. Sì, ma era probabilmente un po' ironica come... Sì, anche se devo dire la verità, ho fatto fatica a capire l'ironia, comunque auguri di tanta salute al signor Elvio, che ha 90 anni, ha questa energia, non ho capito i collegamenti che faceva tra il Partito Democratico e le vicende di 60 anni fa, ma insomma l'essenziale è che stia bene e che abbia voglia di telefonare a Telequattro. Ecco, Lipolis sorrideva. No, sorridevo perché probabilmente ringraziava la sinistra per tutto quello che gli è capitato in generale. Più che il Partito Democratico. Però non abbiamo capito, ma insomma, vabbè. Insomma. Allora, c'è un telespettatore che si chiama Roberto e che ci scrive sul tram e cabino via. Dice, buongiorno, non voglio entrare nel merito
alla questione della cabinovia perché non sono in grado di poter valutare i pro e i contro, ma avendo vissuto i tempi dei tram in città non riesco a capire come si possa sostenere un obiettivo del genere. Certamente che a Milano ci sono più linee di tram, ma la nostra città non è adatta ad avere corsie con le rotaie. Pensiamo alla linea 6, che forse nella parte di Viale Miramare potrebbe essere realizzabile, ma pensiamo anche a quando la 6 dovrebbe affrontare la via Battisti. Molte strade sono strette in salita e non vorrei vedere le rive nuovamente invase dalle rotaie. Ora con i bus, qualsiasi intralcio nel traffico, cortei, manifestazioni o altro, basta che il veicolo cambi percorso, la soluzione è semplice. Ma come in tram, come si fa? Quindi è perplesso insomma il signor Roberto sulla... Allora, la bellezza del tram di Opcina, al di là del fascino storico, di tutta una serie di cose, la bellezza è proprio il panorama. Sì. Quindi la cabinovia aggiunge un altro elemento di congiunzione tra il Carso e il mare. La caratteristica di Trieste è un po' è questa, la congiunzione tra il Carso e il mare. Quindi il tram su rotaia per Viale Miramare che attraversa le rive è un'altra cosa. Cioè, voglio dire, o uno si innamora del fatto che ci sia un altro mezzo di trasporto che unisca il Carso e il mare e a quel punto condivide il progetto come lo condivido io, come lo condividono altre persone, o se no uno ha un'ottica di trasporto diversa come può essere quella del tram non condivide la cabinovia, ma secondo me sono due cose assolutamente diverse, potrebbero essere complementari molto probabilmente, però sicuramente sono delle cose diverse. Un tram, però, diceva Roberto, tram in città, no? Come, ma guardi, arrivano proposte? Allora, di questo io ho sempre pensato il resto di questa idea, poi ovviamente le opinioni sono individuali, ciascuno è libero di condividerla o di non condividerla, che un collegamento su rotaia dal Carso, partire da Opicina con il tram che ben conosciamo, non vediamo ma conosciamo, e ad esempio il lungomare del Porto Vecchio di Barcola fosse possibile, fosse auspicabile, usando le rotaie che ci sono in Porto Vecchio e connettendo una parte su cui c'erano già degli studi di fattibilità per prolungare il tram di Opicina e farlo arrivare in prossimità del Molo Quarto. Che non vuol dire generalizzare il tram come sistema di trasporto in tutte le situazioni, vuol dire usare la rotaia dove la rotaia può essere utilizzata, e credo che un collegamento da Barcola al Carso con queste caratteristiche avrebbe avuto anche un significato, un impatto turistico, una valorizzazione e così via dicendo. Questa amministrazione ha preso, come dicevamo prima, un'altra strada. Credo che rispetto ai dubbi che il signor Roberto ha sulla proposizione del tram, anche i mezzi di trasporto a fune non siano assolutamente una certezza da questo punto di vista, presentino dei problemi. Intanto, se parliamo di tram, mi viene da dire, speriamo di rivedere il tram di Opicina, perché adesso c'è nuovamente una certa nebulosità su quelli che potrebbero essere i tempi di una sua riattivazione. Ne parleremo fra poco, adesso dobbiamo andare in pubblicità, a fra pochissimo. Bentornati, bentornati in diretta Sveglia Trieste. Allora, siamo ancora in compagnia dei nostri due ospiti, consiglieri regionali Antonio Lippolis e Roberto Cosolini, che dovrà lasciarci un po' prima, verso le 8:30, no, per precedenti impegni. Allora, sentiamo subito la telefonata, poi torniamo appunto sul tram. Pronto, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Buongiorno a lei, Laura, e sui ospiti. La sentiamo con il volume bassissimo, non so se dipende dal nostro volume qua in studio oppure dalla qualità della telefonata. Proviamoci ancora. Mi sente? Ecco, dai, un po' meglio, sì. Buongiorno. Sento. Laura, buongiorno, e buongiorno ai suoi ospiti. A lei. Poi li conosco abbastanza bene perché seguo soprattutto Cosolini. Allora, io ho una matassa di problemi che non so come risolverli. Allora, io, entriamo da questo Covid che appare guerra.
questa. Signora, no, però la voce va e viene, non so se possiamo fare qualcosa perché proprio non riusciamo a sentirla qui in studio, non so da cosa dipende, chiedo anche alla regia se ci può aiutare in qualche modo perché né io né gli ospiti riusciamo a sentirla bene. Mi sente adesso? È proprio disturbata la comunicazione, credo, non so. Adesso meglio. Proviamoci. Meglio? Sì, un po' meglio. Un pochino sì. Ecco, allora, io ho detto che ho una confusione in testa che non so risolverla. Mm. Allora, cominciamo da questo Covid, che è stata anche questa una guerra, perché ci ha rovinati tutti. Io, per esempio, ho 70 anni. Mm. Allora, io non ho fatto il Covid, ma non perché sono contro, assolutamente no. Io sono stata operata da un tumore al seno recentemente. Mm. Ho fatto la chemio, mi ha distrutta tutta. Io non si può camminare, io ho i ossi tutti rovinati perché la chemio fa questo, perché già certo. L'avevo già fatta 30 anni fa ed è ritornato. Mm. Ho fatto l'antifluenzale e mi sono beccata una bella polmonite. Mm. Allora, io dico, ma cosa posso fare? Perché tutto quello che faccio, tutto mi porta male. Le polmonite mi è rimasto un asma. E la chimio mi ha rovinato tutti gli ossi. Non posso camminare, non posso uscire. Non posso niente perché mi cedono le gambe, le ginocchia, anche tutto, perché questa chemio è anche stata molto dura. E io le dico la verità che fare il vaccino per me, ho detto non lo so, perché mi sono col vaccino beccata la polmonite. Mm. Con quell'altra, la chemio mi sono rovinata tutto il corpo. Cioè, sono proprio malmessa. Ho capito. Io avevo 100% di invalidità grave prima di essere operata, prima. Mm. Sono andata dopo 2 anni la revisione, sa cosa hanno fatto? Me l'hanno tirato giù, non mi davano niente, mi hanno tirato giù fino a 79-99, mm. per non darmi niente naturalmente, mm. perché questo è. Perché io sono andata proprio, dopo che sono stata operata ai seni, mi hanno operato tolto anche l'ovaio con il stesso intervento. Ho avuto un infarto intestinale a briglie. Io sono tutta malmessa, non mi danno niente, ho paura di fare tutto, non posso uscire di casa. Io ho 500 euro al mese di mantenimento di mio ex marito, pago l'affitto, non vado né avanti né indietro. Tutta questa roba nessuno, neanche per cavolo, ma niente di niente, niente. Signora, intanto sono, sì, ha una situazione davvero molto, molto incarfugliata. E le siamo vicini. Lei chiede quindi un aiuto a qualcuno che le possa dare una mano, insomma. Ma guardi Laura, io, anche il signor Cosolini, il signore che adesso mi scappa il nome, io l'altro anno mi avevano dato un aiuto di emergenza, che poi è sparito anche quello. Allora pago l'affitto perché sono in affitto, 270 d'affitto. Capito, è chiaro, quindi ha provato comunque a rivolgersi anche ai servizi sociali del comune? Ma sa cosa mi dicono? Sono stata di qua, di là, di su, questi patronati, io sono controproprietaria con mio ex marito del 50% di un appartamento. E questa è una difficoltà, capito. Una difficoltà perché? Perché comunque, a parte che io non ci posso entrare dentro perché io di volte devo prendere abbastanza e mi basta, e abita mio figlio. Mm-mm. Quindi in nessun modo non si può. Però io vorrei capire perché io devo pagare anche la tassa sull'altra casa e non aver diritto a niente se io sono in affitto. La tassa qua la paga il titolare e dall'altra parte la prima casa non si paga, giusto? Sì. E allora?
Però se ci abita qualcun altro, se, adesso io non so, non ho proprio il quadro della sua situazione esatta, e quindi, però E è chiaro, questa è. dipende da chi ci abita, da chi Mio è figlio ci proprietario. abita, il mio ex marito ci abita. Ho capito. E io se volevo una casa dovevo dare in affitto, ma a me l'affitto loro sicuramente non lo pagano, perché non è che mio figlio e mio marito mi pagano l'affitto. Quindi non percepisco niente, per me quella non è una seconda casa, la mia casa non è nessuna, perché qua pago l'affitto, di là non posso entrare. Forse dovrebbe cedere la proprietà, però non so se è possibile questo, non lo so, non Sì, glielo ma so scusi, dire. ma almeno un aiuto per andare avanti. Hanno diritto tutto il mondo, almeno che io che sono qua da 60 anni. Lo so. È chiaro, non so davvero che consiglio darle, se no appunto di provare nuovamente a rivolgersi. Lei ha parlato di patronati, però magari anche direttamente ai servizi sociali del comune, se si può fare qualcosa per questa sua Ma situazione. guardi, l'INPS ha tutte le mie carte, i patronati hanno tutte le mie carte, non so, fanno delle cose che mi viene da piangere solo ascoltarli, cioè non è che sono proprio come aiuto, a me proprio zero, perché su tutto quello che io ho, tutta l'invalidità, tutto il resto, nessuno, per 2 anni mi hanno mandato anche la pensione perché io ho lavorato. Ho perso tutto, di qua di là, loro stanno usando i miei soldi però che io ho versato quando ho lavorato 17 anni. Tutto così, io non so dove sto stato, dove stanno, a chi stanno aiutando. Non so, a me sicuramente no. E le dirò che mi fa abbastanza schifo, perché non è modo cioè loro sanno io come sto, sanno che mi portino la casa, cioè delle carte che io ho una seconda casa, perché questa non è mia, non è mia. Sulla prima casa non si paga. Ci Quindi vorrebbe come appunto fa? qualcuno, È una una figura situazione, che è molto ingarbugliata, signora, è questa è difficile una poi situazione particolare, si può. risolverla poi così per telefono È e in difficile, televisione, è molto oggettivamente. Mi difficile. pare che ci fossero due aspetti. Allora, uno è quello Esatto. della condizione di salute della signora, e qui nessuno di noi può Infatti. dare una risposta che non No, siano i medici e gli specialisti. E quindi infatti. il consiglio è quello di affidarsi ai medici e agli specialisti. L'altra, effettivamente ingarbugliata, è un po' paradossale, non conoscendo però anche i rapporti familiari, le condizioni di Infatti. reddito del marito e del figlio, che mi pare di capire o no, in qualche misura, Occupano questa. no, ecco, è difficile, è assolutamente difficile poter entrare, cioè la situazione è molto difficile, sicuramente la solidarietà è più che dovuta, però bisognerebbe entrare in una conoscenza dei fatti che non abbiamo, credo, non so. Però la cosa che io ci tengo a dire, perché secondo me è una cosa che trovo profondamente ingiusta, visto che molte dei provvedimenti messi in atto appunto dagli assistenti sociali, dalle leggi di assistenza per le persone che ne hanno bisogno, dipendono dall'ISEE, io troverei giusto e corretto, che purtroppo su questo tema ormai ci si è incagliati in una direzione Questo è senza la vero, casa, il la fatto della proprietà, proprietà della casa, sia alle la proprietà della volte casa, sì. perché non si può considerare in maniera uguale uno che ha la proprietà della casa o uno che è in affitto, però si riesce ad eguagliare la giustizia sociale tra queste due categorie di persone, annullando come posso dire, il prezzo dell'affitto dall'ISEE. Ecco. Quindi, secondo me, la prima casa, perlomeno, non è nel caso della signora, perché qua stiamo parlando di una È seconda molto casa, più complicato, però sì. la prima casa dovrebbe essere eliminata dall'ISEE, così come viene anche per l'assegno sociale del pensionistico. E il prezzo dell'affitto, anche questo dovrebbe essere eliminato dall'ISEE. Perché se uno prende 1000 euro al mese e ne paga 500 di affitto, è chiaro che lui fa conto sui 500 rimanenti. L'ISEE è sicuramente migliorabile, È hai ragione. migliorabile. Ecco, dopodiché non riuscirebbe mai ad aderire a tutte le pieghe delle situazioni che possono essere Però quelle diverse. ordinarie, No, come questa che perlomeno quella abbiamo appena ordinaria, questa sentito, no questa è una sicuramente. situazione. Però in questo caso io credo che l'assistente sociale dovrebbe È avere per una questo certa suggerivo. autonomia Certo. gestionale Sì. nel poter considerare
delle situazioni particolari come queste e farlo uscire dai canoni, come posso dire, regolari. Io, se potessi dare un consiglio alla signora, le direi di ritornare comunque a un buon patronato, no? E cercare di farsi seguire, anche per capire quali possono essere le soluzioni. Le vie d'uscita. Le soluzioni possibili, perché a un certo punto lei ha solo uno svantaggio da questa comproprietà. Infatti, le converrebbe per certi versi non essere comproprietaria, sì, ecco, quindi esempio, no? Sapendo che, voglio dire, le situazioni sono difficili, dare consigli è sempre facile e poi viverle è un'altra cosa, infatti, però certo che così com'è non va da nessuna parte. Che ne sappia, insomma, che sappia districarsi. No, considerato dal fatto che è anche abitata, se non sbaglio, dal figlio, che sarà anche l'erede dell'appartamento, quindi cedere al figlio molto probabilmente non sarebbe una cosa negativa. Poi sono situazioni particolari che non conosciamo. Cui non possiamo entrare assolutamente. Allora, un'altra telefonata. Pronto, buongiorno. Chi è in linea con noi? Sì, pronto, buongiorno. Sono in linea. Sì, buongiorno. Buongiorno, dottoressa Bucarella, a lei e ai suoi ospiti. Buongiorno. Certo che sentire telefonate come quella della signora fa una tristezza che... Vero. Guardi, la risposta alla telefonata della signora e a tante altre miserie e povertà che ci sono in giro, e qua a Trieste basta girare un attimo per le strade per vedere, non Piazza Grande, andiamo via Vasari, via Madonnina, via quelle vie un po', diciamo, di seconda fascia centrale, e vedere le persone che vanno nei bidoni delle immondizie a cercare qualcosa, no? Allora, signori che sono là e sono da parecchio tempo in politica, visto che tutta la politica italiana si riempie la bocca di democrazia, di libertà, di giustizia, di diritto internazionale, allora vorrei chiedere al signor Cosolini e al signor Lipolis, il decreto legge del 13 luglio 2017, quindi l'altro ieri, dove a firma di Padovan e Del Rio, dove si richiama, è promulgato dal presidente Mattarella, quindi è in gazzetta ufficiale, dove si richiama tranquillamente la legge del capo provvisorio dello Stato, la 1430, ripresa nel 52 con la 3054, il memorandum di del 52, il memorandum di Londra del 54, poi il signor Lipolis che è di Fratelli d'Italia, quella mozione è anche là che c'è il consigliere regionale, che una mozione passata all'unanimità, quindi hanno firmato tutti, dove settembre del 2020, quindi anche questo l'altro ieri, il Consiglio regionale chiedeva, uno dei sei firmatari era Giacomelli, quello che ha presentato la mozione, che poi è passato con voto unanime, bene, chiedono l'allegato ottavo. Allora chiedo a loro, signori, dov'è il trattato di pace? Allora andiamo, visto che qua c'è la qua non è contro l'Italia, qua è contro la politica italiana, perché per capire cos'è la politica italiana, l'amministrazione italiana, basta leggersi l'articolo di due o tre sabati fa sul Piccolo. La burocrazia tentacolare che soffoca imprese e cittadini da 150 anni. E la politica è quella che crea la burocrazia, quindi non è si dovrebbe fare, si dovrebbe vedere. Loro signori si alzano mai in piedi e dicono, scusatemi il termine, è uno schifo, si alzano mai in piedi, hanno l'onestà intellettuale di alzarsi in piedi e di dire... Questa politica italiana è uno schifo? Allora, parliamo ancora una cosa, dottoressa Bucarella. Ancora una cosa, per cortesia. Dica. Mi permetta. Qua ci sono un sacco di gente in povertà. Non fatevi dare dall'INPS la lista delle pensioni minime. Avete gli assistenti sociali. Dovete voi andare, perché queste persone hanno ancora un po' di dignità, si lasciano morire ma non vanno a chiedere la carità. Perché magari non chiedono, dice. Quindi loro signori che sono là in politica da anni, cosa fanno?
Lasciano le quello parlava di Lipoli, 1000 euro di pensione, sì, ma sa che ci sono quelli a 500 euro, li conosco, ve li porto io se volete. Lo sappiamo, poi ce lo raccontano anche tutti i giorni qui a Sveglia Trieste, come ha fatto anche la signora poco fa. Grazie della telefonata, intanto insomma chiaramente il telespettatore torna su un tema. Allora, intanto qua bisogna dividere le due cose. Esatto. Una cosa è il Porto Franco, io credo che siamo tutti d'accordo, questa è una cosa che è stata firmata da tutti e credo che tutte le forze politiche, Fratelli d'Italia in primis, se non sbaglio tra l'altro Giacomelli è stato uno dei primi firmatari di quella mozione, ha interesse a portare sviluppo nella nostra città e quindi questo vuol dire agevolare le imprese alla lavorazione delle materie e delle cose. Questa è una cosa. L'altra cosa è il trattato delle solite storie, appellarsi all'ONU, il TLT. Noi siamo in un paese democratico, democrazia vuol dire presentarsi alle elezioni. Il TLT ha preso l'1% una volta, l'1% un'altra. Dimostrate di prendere il 51% e si comincia da lì. Poi ci sono referendum, ci sono delle elezioni democratiche, vi siete preparati, presentate alle elezioni. Quando avrete la condivisione dei vostri progetti ed una maggioranza che potrà portare il tema anche a livello nazionale e internazionale, se ne parlerà, ma finché le vostre proposte raccolgono un consenso così piccolo, di cosa stiamo parlando? Cioè, questa è la mia idea, quindi favorevole al Porto Franco, favorevole allo sviluppo della nostra città. Il TLT secondo me è una cosa che devono dimostrare prima loro di avere la condivisione, cioè ogni idea è valida, ogni idea è buona, però in democrazia deve avere un consenso. D'accordo. Allora, innanzitutto sul punto franco internazionale si è detto, si sta cercando di ottenere il riconoscimento per completare un percorso, che peraltro è un percorso che parzialmente ha già dato dei risultati. Vorrei ricordare che il porto di Trieste è da alcuni anni, e non facciamolo una questione politica, in fase di grande rilancio. Vorrei ricordare che arriva un investimento come quello della British American Tobacco, che crea centinaia di posti di lavoro e che va a insediarsi in Punto Franco, no? E conseguentemente diciamo che cerchiamo di mettere insieme l'ultimo tassello, sapendo che però molto è già realtà. E questa è la prima considerazione. La seconda considerazione è che le tesi degli indipendentisti sono state sconfitte sul piano giuridico, oltre che sul piano politico, dai risultati elettorali. Quindi libero uno di portarle avanti. La terza cosa che vorrei aggiungere è che nessuno nega i problemi di questo paese. No, sono tanti, tantissimi. Spesso la politica è lenta nell'affrontarli, talvolta li affronta, dopodiché noi non possiamo dimenticare nemmeno i risultati e i pregi di questo paese e di questo nostro sistema democratico, che va confrontato con gli altri, che va confrontato con i risultati che vuole raggiungere e non semplicemente con un ideale assoluto paese di ben godi, no? Dove tutti stanno bene, dove tutti hanno servizi eccellenti, dove nessuno paga le tasse, eccetera, 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 no? Che però appartiene alla fantasia e non alla realtà. Allora, qualche minuto fa abbiamo sentito la telefonata di una persona che ringraziava per la qualità del nostro servizio sanitario, che ha tanti problemi, per amor di Dio, ma il fatto che in questo paese ci sia un servizio sanitario comunque molto migliore che in altri paesi, pubblico e accessibile, no? Appartiene un po' ai meriti dell'Italia. Poi ci sono gli errori, i ritardi e sicuramente l'eccesso di burocratizzazione che veniva citato nella telefonata è uno di questi, ed è difficile. Ed è difficile oggettivamente, perché è da smontare. Io mi auguro che si abbia la forza per farlo. Ecco, dopodiché nessuno di noi sottovaluta le tante condizioni difficili che ci sono e che ascoltiamo da tante telefonate. Gli strumenti talora sono adeguati e talora purtroppo non sono adeguati a tutte le situazioni. Si tratta evidentemente di cercare di migliorare
tutto ciò che va migliorato. Ecco, questo credo, indipendentemente poi dalle dialettiche tra maggioranze e opposizioni variabili e così via dicendo. E comunque qua il collega Lippolis ha detto una cosa che io mi sento di condividere: se qualcuno ha delle alternative radicali, le presenta ai cittadini, ottiene il consenso, sapendo che poi la storia anche recente ci ha dimostrato che una cosa è il consenso sulla protesta e una cosa è mantenere quel consenso lì poi quando bisogna attuare le scelte, bisogna governare e quindi gestire le situazioni, che è molto diverso. Ma io credo che se una proposta così forte come il territorio libero di Trieste raggiungerebbe nelle nostre città al momento delle elezioni comunali, regionali, indifferente, non ha importanza in quale consultazione, una percentuale pari al 50%, allora le richieste potrebbero essere, come posso dire, molto più incisive per dei percorsi anche internazionali. Ma fino a che le percentuali sono dell'1%, loro mi devono dimostrare per quale motivo il 99% della popolazione italiana, fieramente italiana, si deve sentire in uno Stato inadeguato e invece l'1% della popolazione vorrebbe uno Stato indipendente. Allora, ecco, cominciate con un percorso di coinvolgimento e di del proprio progetto, della propria idea, e dopo se ne parla, ma insomma non è che potete dire che il 99% di chi vuol stare in Italia sta sbagliando. Allora, sentiamo la prossima telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto? Buongiorno? Pronto? Sì, la sentiamo, buongiorno. Buongiorno. Io vorrei parlare di qualcosa di più semplice. Dica. Vorrei sapere perché hanno levato le scalette della pineta di Barcola per andare al mare con il cane, primo, e poi non c'è un accesso al mare dai topolini fino al bivio. Cosa, bisogna prendere il paracadute per fare un bagno? Questo volevo sapere. Ah, ok, le stanno cambiando, sì, stanno preparando la stagione estiva e quindi in questo periodo veramente bisogna andare con le paracadute. È che probabilmente la signora si è allarmata perché vista la bella stagione già esplosa. Abbia pazienza, io credo che fra qualche giorno verranno rimesse a posto, mi auguro perlomeno in tempi abbastanza brevi. Comunque ogni anno purtroppo il mare corrode, fa danni e quindi c'è questo periodo, forse poteva essere fatto qualche settimana prima, però insomma siamo ancora a maggio, dai. Siamo ancora a maggio. Quando ero sindaco, se lo facevo a maggio, l'opposizione mi rimproverava sempre. Adesso io sono più generoso, no, dico alla signora che mi auguro che alla fine di questo mese, quando inizia la vera stagione balneare, sia tutto quanto a posto. Sia tutto pronto, anche se noi triestini insomma andiamo al mare già non si può neanche far tanto prima, no, perché sennò il lavoro diventa inutile. Certo. I mesi buoni per questi interventi sono di manutenzione sulle strutture. E sono aprile-maggio, insomma, questo al di là di ogni altro. Allora, io ringrazio Roberto Cosolini per essere stato con noi, lo invito a tornare. Grazie a lei, presto. Grazie ai telespettatori e buona giornata a tutti. Buona giornata, grazie. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, torniamo ancora in compagnia di Antonio Lippolis, fra pochissimo. Bentornati in diretta a Sveglia Trieste. Allora, siamo in compagnia ancora di Antonio Lippolis, ha dovuto lasciare lo studio Roberto Cosolini per impegni presi in precedenza. So che c'è una telefonata in attesa, la sentiamo immediatamente. Pronto, buongiorno. Buongiorno, c'è qualcuno in linea? No, non vedo più neanche la grafica, allora non so se è caduta la linea. Sarà caduta la linea. Ci inviano altre segnalazioni, dunque ci scrive un telespettatore che non si firma, però dice: ormai mi sembra assodato da tutte le dichiarazioni, in particolare degli esponenti di centrodestra, quindi sì. Il nostro ospite è proprio interessato, allora, che un progetto come quello della cabinovia, nato e finanziato come progetto per la mobilità urbana e per dare una risposta alla problematica dell'accesso alla rete nord, è in realtà un progetto che guarda prevalentemente ai turisti, ivi compresa la parte relativa alla sostenibilità economica. Faccio peraltro notare che dall'articolo di ieri del Piccolo il sindaco di fatto smentisce se stesso, affermando che ora vuole spiegare ai cittadini gli aspetti positivi di tale opera. Significa forse quello che tutti sanno, ovvero che mai è stato messo in piedi da
parte dell'amministrazione un percorso preventivo di partecipazione e coinvolgimento della cittadinanza. Insomma, questo è noto. Ma io credo che il sindaco, telespettatore, credo che il sindaco ieri ha voluto far pace con la parte tra virgolette contraria, dicendo: guardate, vi renderete conto anche voi che questo è un progetto buono e che anche se adesso siete contrari ve lo spiegherò meglio, così probabilmente un giorno, così come è successo per il Ponte Curto, che erano tutti contrari una volta, anzi c'era una parte contraria, dopo quella parte contraria adesso, se si dovesse fare un referendum, molto probabilmente il 99% della popolazione vorrebbe il mantenimento del Ponte Curto. Quindi credo che bisogna spiegare ai cittadini e vedrete che, insomma, io mi auguro che questa cosa vada a buon fine, soprattutto appunto perché ci sono delle problematiche relative appunto alla guerra, relative a tutta una serie di cose, quindi come diceva San Tommaso, finché non vedo non credo, e quindi io mi auguro che questa cosa nel 2026 sia portata a compimento, perché quello è il termine ultimo. Certo. E che la maggior parte della popolazione poi sia convinta della bontà del progetto. E apprezzi, tante volte insomma nella storia di Trieste abbiamo visto grande opposizione a certe realizzazioni che poi invece ormai fanno parte della nostra vita, città, e sono molto apprezzate, esatto, no? Penso alle pedonalizzazioni in centro ad esempio e altre cose. Esatto. Una telefonata, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Ah, buongiorno a lei, suo ospite, sono Gino. Buongiorno. Volevo ritornare su quello che è stato discusso precedentemente, cioè sul fatto dell'impoverimento della popolazione, del fatto che i politici in qualche maniera dovrebbero essere i promotori di qualche cosa che fa sì che questo trend cambi e che invece peggiora. Quindi vuol dire che le decisioni non sono congruenti all'obiettivo da raggiungere. E siccome questa roba va avanti da 30 anni, e specificatamente da quando siamo entrati nell'euro e sotto un sistema liberista, che prima il nostro era un sistema sociale e aveva altri obiettivi, l'economia era subalterna alla socialità, al beneficio delle popolazioni. Adesso invece c'è il mercato che praticamente regola qualsiasi aspetto della vita umana, tra l'altro che è l'origine dello scontro anche tra Russia e in Ucraina con il sistema liberista. E specificatamente per il discorso del TLT, qua nessuno vuole sovvertire quello che è il discorso italiano a Trieste. Infatti i regolamenti del Trattato di Pace dicono che il gestore è sempre il governo italiano. Il problema è che i politici non vogliono prendere dall'allegato ottavo quello che c'è scritto. E c'è scritto che noi non dobbiamo pagare il debito pubblico italiano e questo porterebbe un beneficio notevolissimo alla cittadinanza. Quindi noi abbiamo un sistema che è povero, che crea poveri, 5 milioni, 6 milioni, e a Trieste abbiamo un qualche cosa, una leggina che ci potrebbe dare dei vantaggi e il politico non la prende. Perché? Perché deve stare inquadrato in quello che sono le direttive prese da non si sa chi, ma fuori sicuramente sia da Trieste che dall'Italia. E questo è una tristezza, è un qualcosa che fa sì che nel futuro qualcosa succederà, perché non si può andare avanti così. Grazie e buongiorno. Grazie Gino, buona giornata. Non sono d'accordo con quello che dice Gino, perché la volontà da parte di Fratelli d'Italia, ma anche di tante altre forze politiche della nostra città, è quella comunque di combattere per avere una maggiore autonomia, per avere come Friuli Venezia Giulia, per fare in modo che i soldi restino più nella nostra città. Fabio Scocimaro, il nostro assessore all'ambiente, ha lottato molto per esempio per avere un incremento del buono benzina per esempio nella nostra città, quindi si cerca di fare di tutto. Claudio Giacomelli, che è il nostro segretario provinciale, è stato lui il primo firmatario di una mozione che vuole un allargamento dei porti franchi e una valorizzazione
situazione dei porti franchi, del porto franco nella nostra città, quindi non è vero che magari potessimo, per quanto riguarda la quota della nostra città di Trieste, non pagare il debito pubblico per la nostra parte. Però devo dire a Gino che io apprezzo, perché l'ho sentito molte volte parlare per esempio di socialità, di parlare contro questa Europa che andrebbe sicuramente cambiata, quindi è una persona che apprezzo perché la reputo genuina, come molte persone genuine ci sono all'interno della politica. Quanto difficile sia, entrando nel contesto politico, cambiare le cose. Io ho delle idee abbastanza simili alle sue, PLT a parte, su alcune problematiche locali, sul fatto che non andrebbe per esempio privatizzata alcuni servizi, sul fatto che questa Europa dovrebbe essere più nazione o più l'Europa delle nazioni, quindi dovrebbe cambiare. Ecco, tutta una serie di tematiche mi vedono molto d'accordo con Gino. E anch'io credo di essere come lui, genuino politicamente nel voler fare le cose. Però quando entri in un consesso democratico dove ci sono, c'è la giunta, 49 consiglieri noi in regione, che dipendiamo dal Parlamento, che il Parlamento dipende da alcune regole europee, ti trovi imbrigliato e riesci a fare il 10%, per fortuna che si riesce a fare il 10% di quello che tu vorresti fare. Quindi io invito sempre i nostri telespettatori a partecipare alla vita politica, a candidarsi, ma per vedere e quelli che riescono ad entrare, che hanno la fortuna di avere il consenso e la bravura di farsi riconoscere il consenso, di vedere quali sono le difficoltà una volta entrati, perché non si riesce a fare di più e non si riesce a fare tutto quello che si vorrebbe, magari perché poi tanti di noi, sì certo, c'è chi lo fa come carriera politica, quindi anche lavorativa, ma tante persone lo fanno veramente a livello passionale da quando hanno 15 anni, però non si riesce a fare tantissimo, si riesce a fare un po' di quello che, e già fare un po' secondo me gratifica e porta gratifica, perché si fa comunque per la popolazione. E porta beneficio insomma, sì, alla collettività. Alla collettività. C'è un'altra telefonata, la sentiamo. Pronto, buongiorno. Sì, buona giornata, Enrico qui. Enrico, buongiorno. Mi riferisco alle due telefonate precedenti che hanno accennato anche al problema della burocrazia italiana, che è la vera nemica del cittadino. Voglio fare solo due osservazioni come esempi. La Germania, con tutti i suoi problemi del dopoguerra, tra cui la riunificazione, ricostruzione, poi loro hanno anche problemi di inquinamento, i milioni di profughi siriani e via dicendo, ha un corpus legislativo, mi sembra, di circa 7.000 leggi. L'Italia di leggi ne ha 70.000, quindi 10 volte tanto. E queste sono normative, queste leggi sono normative che creano regolamenti che poi a loro volta si moltiplicano fra di loro e si incrociano con disposizioni complicatissime amministrative che in effetti costituiscono la cosiddetta burocrazia, cioè il nemico del cittadino. E, concludendo, in 74 anni, cioè dal lato della Costituzione, i nostri parlamentari, mi scuso per quello che dirò, profumatamente pagati, non sono stati capaci di ridurre il numero di leggi, proprio sono stati totalmente incapaci, ma addirittura lo hanno aumentato di volta in volta, probabilmente, dico io, per complicare la ricerca del buon senso in tutte le cose e per ridurre l'efficienza sociale, perché altrimenti ci sarebbero state, con la riduzione delle leggi, la creazione di leggi quadro molto, molto più precise e molto meglio comprensibili dai cittadini. Capito, Enrico. Dico solo un esempio e poi chiudo. Almeno fino a 20 anni fa, quando operavo anch'io, era in funzione negli appalti pubblici il cosiddetto capitolato generale d'appalto, che era un libro, perché aveva 50 pagine, inventato da Cavour e dai suoi funzionari nel 1862. Quindi nei contratti d'appalto c'erano bizzarri funzionari che facevano allegare questo mattone, vecchio di un secolo e mezzo, nei contratti d'appalto. Questo qui aveva 50 pagine e non serviva assolutamente niente, bastava scrivere si considera legato e sarebbe finito. Di questo si facevano tantissime copie, quindi costi enormi di fotocopiature, di stampa, di registrazione, e i costi di registrazione al pubblico registro
salivano in maniera eccezionale. Era una cosa demenziale ed inutile, tipica solamente dell'Italia. E così potrei citare 100 esempi, ma non è il caso. Vi auguro buona giornata e buon lavoro. Grazie, grazie Enrico, buona giornata. Sicuramente il quadro normativo andrebbe molto alleggerito. Sì, però io non credo che sia nemmeno un problema del numero delle norme, anche se poi c'è la norma nazionale, la norma regionale, la norma europea. E molto spesso queste cose, non dico che si contraddicono, ma si accavallano una sull'altra. E quando uno deve mettere mano ai regolamenti, alle leggi, non sa che pesci pigliare. Molto spesso è il, come posso dire, allora ci sono gli aspetti positivi, perché tutto, tutta la burocratizzazione è stata portata dalla democrazia, perché in uno Stato che non è democratico uno decide una cosa e la fa. Più democrazia c'è, più trasparenza c'è e più ci sono purtroppo gli appigli per fare in modo che questa burocrazia sia pesante per la cittadinanza. Faccio un esempio, uno vince l'appalto, il secondo concorrente può fare ricorso, passano dei mesi, quindi l'opera viene sospesa, se l'opera viene iniziata addirittura viene fermata dal ricorso vinto, c'è il TAR, c'è il giudizio di primo grado, c'è il giudizio di secondo grado, c'è la Corte d'Appello. Purtroppo ci sono delle cose che sono state messe su in piedi per dare modo a, come posso dire, al cittadino, alla democrazia di avere le giuste difese, però fermano e bloccano. Nei paesi poco democratici o meno democratici del nostro è tutto problema. Molto più scorrevole, perché quando vince uno un appalto, se l'appalto si fa, il secondo non ha nemmeno la possibilità per dire di fare il ricorso. Quindi da un lato ci sono gli aspetti positivi, dall'altro purtroppo si ferma tutto. Questo non vuol dire che democrazia vuol dire burocrazia, certo, assolutamente però... no, bisogna cercare di sburocratizzare un pochino, però ecco, dare la possibilità, garantire l'equità e dare la possibilità alla persona che viene sconfitta di potersi appellare, esatto. Non è una cosa totalmente negativa neanche questa. Infatti, allora... bisogna trovare il giusto equilibrio. È vero. Scorrendo il giornale, mentre appunto i nostri telespettatori raccontavano insomma le loro posizioni, siamo incappati in questa risposta, ne abbiamo parlato anche ieri, una polemica francamente che giudico abbastanza antipatica, diciamo quella che vede protagonisti Fausto Biloslavo, il giornalista Fausto Biloslavo, l'organizzazione di Link e ieri la risposta della vedova di Marco Lucchetta, Daniela Lucchetta. Oggi sul Piccolo c'è la risposta, la replica di Fausto Biloslavo, leggiamo l'inizio perché lo abbiamo fatto anche ieri proprio con le parole invece molto dure di Daniela Lucchetta. Dice Fausto Biloslavo: Daniela Lucchetta sul Piccolo di ieri mi ha rivolto accuse false e calunniose, a cominciare dal fatto che l'avrei ricattata per avere notizie sulla morte di suo marito a Mostar. Non solo, rispolvera questa storia di 28 anni fa per giustificare Link, Festival dell'Esclusione ad persona, ma che come gli scorsi anni anche nel 22 non mi ha invitato, nonostante l'edizione fosse dedicata all'Ucraina, da dove sono appena tornato dopo 60 giorni sotto le bombe. Questo insomma è l'inizio della risposta, poi ci occuperemo naturalmente. Sì, io sono rimasto malissimo ieri quando ho visto la lettera, perché mi auguro visto che poi l'onorabilità di una persona è secondo me importante, perché uno fa il proprio lavoro, però io credo, almeno se dovesse toccare a me, mi piace camminare a testa alta nella città, e delle accuse così infamanti io mi auguro che la signora Lucchetta sia capace di dimostrarle, perché voglio dire, una telefonata tra me, te e Laura, e io dico Laura mi ha detto questo, e metterla in pasto all'opinione pubblica, io credo che se non è una cosa facilmente dimostrabile, per quale motivo devo rovinare la reputazione morale di una persona. Allora Biloslavo dice non sono stato invitato a Link, molto probabilmente perché ho delle opinioni politiche diverse da quelle della Daniela Lucchetta, e questa è un'affermazione, come posso dire, tra virgolette, politica e normale. La risposta della Lucchetta non è una risposta politica, perché intacca l'onorabilità della persona. Ecco, se posso dire un'altra cosa, io non metto in dubbio quello, cioè per amor del cielo, se la signora Lucchetta dimostrerà
il ricatto telefonico da parte di Miroslavo è una cosa che starà lei a dimostrare probabilmente un giorno, ma perché non ha invitato Michele Sin? Anche Michele Sin è un giornalista di guerra e non credo che tra Michele Sin e la signora Lucchetta sia intercorsa una telefonata uguale a quella che lei dice intercorsa tra Miroslavo e la stessa signora. Non riesco a capire perché, per esempio, nella commemorazione dei giornalisti uccisi, la fondazione Ota D'Angelo e Lucchetta non ha mai menzionato Almerigo Grills, per esempio, che è un altro giornalista morto in guerra. Allora, secondo me, il fatto dell'appartenenza politica di un giornalista ci sta, visto visto queste considerazioni. Dopo, per amor del cielo, quello che succede tra situazioni personali vanno dimostrate e sono cose, appunto, che molto probabilmente risolveranno in qualche altra sede, credo, a questo punto. Perché a me fa veramente dispiacere vedere che un giornalista come Fausto Miroslavo, che io stimo dal punto di vista lavorativo, ma non perché fa parte della mia parte politica, perché io ho detto tante volte di stimare anche il dottor Andolina, che non fa parte della mia parte politica, ma che è una persona che va a portare un messaggio di in questi giorni proprio. E che è anche lui in Ucraina, quindi io stimo Andolina, stimo Miroslavo. Ecco, perché rovinare dal punto di vista, perché ho visto i commenti ieri su Facebook contro Miroslavo, dopo, dal punto di vista, una lettera così passionale, così come è apparsa quella. Ecco, perché rovinare l'immagine umana di una persona come Miroslavo su una telefonata intercorsa privatamente? Allora, ecco, per cortesia, prima di dire alcune cose, che vengano dimostrate, perché sennò l'opinione pubblica si fa un'idea sbagliata di una persona che dovrebbe avere invece tutta la nostra stima. Allora, c'è un'altra telefonata, la sentiamo subito. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, signora Carella. Buongiorno. Volevo dirle solo una cosa. Ieri sera ero a vedere a Rossetti lo show di Fiorello. Di Fiorello? Sì, è quello che è stato splendido, come sempre. È quello che mi ha meravigliato, che però fuori erano i Novax che cercavano di avere degli scontri con delle persone distribuendo dei bigliettini. Come mai voi non avete parlato di questo in tutta la mattina e neanche sul piccolo? Perché non eravamo a conoscenza. Io personalmente, me lo dice lei adesso, la ringrazio di avercelo raccontato, quindi c'era un volantinaggio di persone Novax fuori dallo show di Fiorello. Questo... Sì, perché era presente anche il sindaco allo spettacolo di Fiorello, che Fiorello cercava di imitarlo nel suo modo di parlare, che si faceva delle risate incredibili. Ma questi hanno rovinato lo spettacolo. Sì, lo spettacolo bellissimo. Però ormai, insomma, mettersi in gioco come non vax mi sembra, mi passi il termine, una sciocchezza. Capito, grazie della segnalazione, andremo, insomma, a farci raccontare che cosa è successo ieri, la ringraziamo, siamo contenti comunque che le sia piaciuto lo spettacolo. Fiorello è splendido, veramente, splendido. Almeno per me, sì. È stata anche l'occasione forse per tornare a teatro per tante persone. Da tanto tempo, esatto. È vero, da tanto tempo, sì. Il teatro era pieno, immagino. Sì, perché se dovevano esaudire tutte le richieste per la vendita di biglietti, Fiorello doveva rimanere a Trieste 8 giorni. 8 giorni, mamma mia, è davvero un successo. Sono andato per comprare il biglietto, dopo 2 giorni era tutto esaurito. Sì, vero. Sì, 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 li abbiamo comprati immediatamente. Sì. È vero. Arrivederci, grazie, e buona giornata. Grazie della segnalazione, signora. Ci aiutano anche i nostri telespettatori con le notizie. Trovare le notizie. Non capisco i Novax in questo momento si riservino le energie eventualmente per altri periodi, ma insomma questo è un momento che tra virgolette dimostrano di essere un'organizzazione che non ha bisogno in questo momento. Al di là del problema, ecco, c'è un problema molto probabilmente che stride un poco l'obbligo vaccinale per i sanitari amministrativi, che non vengono parificati ad altri amministrativi, e c'è qualcuno che si lamenta perché dice: ma come, io ho delle problematiche mediche che nessun medico mi riconosce perché nessuno si assume le responsabilità e sono senza paga, visto che il diritto al lavoro è una cosa importante. Ecco, quello capisco, però insomma siamo in un momento che stiamo perlomeno uscendo perlomeno mediaticamente dalla pandemia.
diamo un po' di tregua un po' alla gente, non dividiamoci tra Novax e Provax, perché è una cosa che è stata triste in passato e io mi auguro che almeno per quest'estate ci esenti, no, da queste frizioni e che pensiamo ad altro. Allora, ci scrive invece Marina: riguardo al rimborso parziale regionale agli ex soci Coop, trovo antidemocratico e discriminatorio il fatto che i suddetti soci, non più residenti in regione dal 2018, vengano esclusi dal suddetto rimborso. Chiedo un commento all'ospite presente in studio. Non sapevo di questa regola. Nemmeno anch'io, nemmeno io, mi pare talmente... La regione... Mi pare talmente strana la cosa, mi informerò su questa cosa, non riesco a capire, sto cercando mentalmente di capire il meccanismo che potrebbe fare in modo che escluda dal beneficio. È un beneficio che dà la regione, no? Per compensare. Sì, però è un beneficio che non dovrebbe dare ai residenti, ma dovrebbe dare agli ex soci dei Coop. Certo. Quindi il socio Coop legato alla residenzialità non riesco a trovare come logico, però mi informo, proverò a chiederne. Sì. Allora, per fortuna ci sono regole che non permettono ai politici di fare quello che promettono, scrive invece Davide, aprire buchi per pagare, far pagare a quelli che vengono dopo. Una protesta un po' generica, non so Davide a cosa si riferisca esattamente. Probabilmente i bilanci, perché magari uno, vabbè, ma fa parte dell'amministrazione, non lo so, uno per esempio per fare un'opera pubblica apre un mutuo ed è chiaro che questo mutuo dopo avrà pagato delle successive amministrazioni. L'importante è mantenere i conti sempre in regola, ecco questo sicuramente. Sì. Allora, un'altra telefonata, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto, buongiorno, signora Laura, sono la signora Grazia. Grazie, buongiorno. Buongiorno e anche al suo gentile ospite. Buongiorno. Io volevo segnalare ciò che mi è capitato l'altro giovedì 5 al Maggiore. Ho pensato di andare a fare gli esami del sangue e mi sono presentata alla CUD alle 7.45, prima ovviamente. Mi sono avvicinata alla macchinetta e era tutto chiuso, il numero uno chiuso. Allora sono andata avanti, vedevo che persone andavano avanti e c'era lo sportello aperto numero 6. C'era una signora un po' orientale, così dall'aspetto un po' orientale. E le ho detto, e le ho presentato i miei, diremo, certificati per fare l'operazione e mi ha detto no signora, lì devi prendere il numero. Mi ha detto sia gentile, guardi che il numero lì non c'è, c'è tutto chiuso, impossibile. Sono ritornata e c'era un'altra signora, eravamo tutte e due lì. Sono rientrata da questa gentile signorina e le ho detto, a parte che premetto che ho 81 anni e sono un po' sorda perché ho lavorato anche 10 anni in fabbrica. Le ho fatto presente che sono un po' sorda e questa ha alzato il volume. Lei non sa premere, lei deve andare al numero. Sono rientrata anche con questa persona. Naturalmente ho pigiato, era tutto chiuso. Sono andata, questa tutta alterata, è venuta fuori dal posto di lavoro verso la macchinetta, ha pigiato in alto dove c'era la scritta di pigiare i numeri, c'era un piccolo cerotto, ha pigiato il cerotto e è venuto fuori il numero. Ma questo io non potevo saperlo, no? Ma tutta incasinata, tutta agitata, e le sono andata dietro e le ho presentato il numero. Mi fa, senta, ha capito lei che bisogna aspettare un mese per andare a farsi gli esami? Ho detto, ma guardi, non sapevo. Allora mi dia fra un mese. No, lei va al Salus. Ma con un modo, guardi. Insomma, l'hanno trattata male. Ma una considerazione da fare su questa telefonata. Io non capisco, veramente. Sono già un po' handicappata per il fatto che non sento. Ci sono queste lastre che non arriva. Ma certo, è sempre così, guardi, non solo lì. Anche se ci dispiace, signora, per come è stata trattata, sì, davvero. Allora,
secondo me il personale, sia pubblico che privato, si dovrebbe comportare sempre con gentilezza, sì, e mai con arroganza. Motivo di più che uno si rivolge per motivi sanitari, quindi se uno va indifferente dal privato o dal pubblico per quanto riguarda la sanità, vuol dire che o non sta bene lui o non sta bene qualche suo parente, quindi la cortesia. Io devo dire che all'interno degli operatori sanitari ho trovato qualche persona veramente arrogante, però devo dire anche che ho trovato tantissima gente con il cuore, che si prende a cuore le proprie... Ecco, fare un appello, perché poi non è che uno... molto probabilmente questa signorina che ha incontrato la signora faceva parte di qualche cooperativa, perché gli sportelli ormai sono quasi tutti delle cooperative. Ecco, un appello alle persone di essere gentili, soprattutto quelle persone che hanno bisogno di aiuto e che non stanno bene, perché non vanno lì sicuramente per divertirsi e per rompere le scatole. Allora, grazie Antonio Lipolis per essere stato con noi. Grazie a voi, grazie a te Laura, grazie a tutti. Grazie, e noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, fra pochissimo. Bentornati in diretta Sveglia Trieste. Allora diamo subito il buongiorno al consigliere della quinta circoscrizione, vero, di adesso Trieste, Federico Zadnic. Buongiorno Laura, buongiorno a tutte le persone che ci guardano da casa. Bentornato nei nostri studi. Allora, questo pomeriggio adesso Trieste promuove una manifestazione in Piazza Unità in concomitanza, no? Poi con il Consiglio Comunale. Su quali temi in particolare? Immaginiamo, insomma, soprattutto la bocciatura del referendum per quanto riguarda la cabinovia e la questione ancora sempre molto d'attualità della pineta di Catinara. Sì, il titolo di questa manifestazione, di questo sit-in, è non sulla nostra testa, perché diciamo che siamo stufi di vedere delle decisioni su importanti aspetti della nostra città, dei nostri quartieri, che vengono presi senza aver consultato i cittadini, i residenti. Principalmente sono i due temi che discuteremo, per la quale saremo in piazza appunto dalle 16 in Piazza Unità fino alla chiusura del Consiglio Comunale, che durerà credo un paio di ore. Quindi chi vorrà può anche, sicuramente le 16 non è un orario facile per chi lavora, ma si può arrivare anche alle 17, alle 18, ci saremo sicuramente fino alle 18. E c'è il tema della pineta di Catinara, un tema molto dibattuto. Catinara è un rione periferico che negli anni, negli ultimi 30-40 anni, ha subito sicuramente una serie di penalizzazioni come quartiere per la realizzazione dell'ospedale, della grande viabilità, che ha sicuramente, come dire, rovinato la qualità degli spazi urbani. C'è un piccolo spazio verde molto prezioso, la pineta di Catinara, stiamo parlando di 500 alberi, dietro tra l'altro all'asilo nido, uno spazio molto bello, prezioso sia per i residenti, ma che viene spesso usato come aula didattica a cielo aperto dall'asilo nido, e che l'accordo di programma prevede venga completamente tagliato per far spazio a dei parcheggi. Noi siamo profondamente contrari, siamo stati anche alcuni giorni fa, lunedì, al sopralluogo che è stato fatto, proprio organizzato dal Comitato Spontaneo dei Cittadini per la pineta, difesa della pineta di Catinara, e siamo stati anche a vedere questa nuova bretella che viene realizzata da via Alpi Giulie per raggiungere appunto il polo cardiologico. Anche lì stiamo parlando di centinaia di alberi devastati, e riteniamo che tutto ciò non possa essere fatto appunto senza una consultazione. C'era stato tra l'altro in campagna elettorale un impegno del sindaco di piazza con i residenti, l'hanno ricordato al sopralluogo dell'altro giorno, si era impegnato il sindaco di piazza a modificare l'accordo di programma per impedire l'abbattimento di quella pineta. Invece purtroppo pare che questo impegno non venga mantenuto, ma noi siamo in piazza per manifestare, per chiedere comunque ancora un ripensamento, perché riteniamo che qui gli alberi non debbano essere battuti. Il secondo tema che ci spinge a essere in piazza e il fatto che si discuterà di una variazione di bilancio oggi per finanziare tutti gli incarichi per realizzare la progettazione dell'Uvia, che attualmente c'è solo un progetto preliminare, ma mancano gli studi paesaggistici, uno studio, o
meglio lo stanno facendo uno studio geologico e altri approfondimenti per verificare che poi sia sostenibile, possibile questo progetto, perché allo stato attuale mancano ancora questi studi, e noi siamo lì a manifestare soprattutto anche per dirci sicuramente contrariati dal fatto che la Commissione dei Garanti non abbia accolto il referendum con delle motivazioni che dal nostro punto di vista sono piuttosto deboli. Un'occasione persa secondo voi, e farete, ovviamente andrete ancora avanti insomma con le vostre iniziative? Ma è sicuramente, cioè, il referendum, l'abbiamo sempre detto, oltre a sicuramente, come dire, andare a contrastare un progetto come quello di Via Maera, una grossa occasione di dibattito e partecipazione, e di fatto anche la campagna referendaria di questi mesi ha in qualche modo finalmente fatto parlare la città del progetto dell'Uvia, che fino al 15 dicembre, quando il comune ha presentato il progetto, quasi nessuno conosceva. Anzi, io ricordo molto bene in campagna elettorale molte persone che immaginavano, credevano che fosse quasi una fake news. E quindi uno degli obiettivi era questo, come dire, stimolare il dibattito, sia mettendo a confronto le idee di chi è a favore e chi è contro. E questo è successo sicuramente in questi mesi. Sicuramente un referendum avrebbe, come dire, approfondito anche questo dibattito, e avrebbe anche portato a far riappassionare i cittadini alla voglia di discutere, di confrontarsi sul futuro della nostra città. Io credo che il fatto che meno della metà dei cittadini sia andata a votare alle elezioni comunali di ottobre è sicuramente un segnale di allarme rispetto a, come dire, alla qualità della nostra democrazia, della nostra partecipazione nelle scelte della città. E il fatto che invece a fronte di questa campagna referendaria ci sia stata una grande adesione, 33 associazioni in realtà strutturate hanno aderito al comitato referendario, e ricordiamoci, in sola un'ora e mezza abbiamo raccolto quasi 1000 firme per poter presentare il quesito, dimostrava che invece che su questo tema c'era voglia di dibattere. E non permettere questa voglia di dibattere e di confrontarsi sicuramente allontana ancora di più le persone dalla voglia anche di mettersi in campo, sia andando a votare ma anche impegnandosi quotidianamente in associazioni, partiti, movimenti sul futuro della nostra città. Allora, una telefonata subito. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, buongiorno. Volevo fare due domande, ma per farla breve, sì. A questa persona che sta parlando adesso, perché io purtroppo volevo parlare con le persone precedenti, dopo le pubblicità mi sono trovato ad aspettare, e pazienza. Mi dispiace. Allora volevo dire a questa persona, avevo già fatto un intervento precedentemente riguardo la cabinovia, per amor del cielo, però ai tempi di Illy, quando ha fatto il tram elettrico, c'è stato un referendum, c'è stata una sollevazione popolare, e tanto è andato nel dimenticatoio. Ma non mi interessa la risposta, io volevo solo fare la prima considerazione. E tornando al discorso della promozione dei giornalisti che è stato fatto in Piazza Unità la settimana scorsa, sì. Volevo sapere chi finanzia tutta quell'organizzazione. I giornalisti della RAI vengono pagati dalla RAI o vengono pagati dal comune, oppure chi organizza questa manifestazione? Ecco, volevo capire questo, e dopo anche il discorso di Marzini, che non ha accettato Biloslavo perché chiaramente è di destra, quindi lì vengono invitati tutti quelli che vengono dalla sinistra. Ecco, questo qua è una promozione della sinistra. Adesso vorrei dire altre cose, però mi limito solo a evidenziare questo. Grazie della cortesia, buona grazie giornata. Grazie a lei. Si riferisce al Festival Link, alle polemiche insomma della partecipazione, della mancata partecipazione da parte di Fausto Biloslavo, di cui abbiamo già parlato prima, anche leggendo insomma in parte, poi ce ne occuperemo ancora nel corso dei nostri telegiornali, leggendo la risposta che oggi dà sul Piccolo alla lettera che invece aveva pubblicato ieri la vedova di Marco Lucchetta Daniela.
Allora, invece sulla cabinovia tornava un po' al tram elettrico che era stato proposto dall'allora giunta Illy, no? Quello che doveva attraversare Stream, esatto, si chiamava così, era stato allestito così un piccolo tratto in via Mazzini, poi non se ne è fatto più niente. No? Ma è interessante, va preso questo esempio, quella scelta di provare a investire e utilizzare uno spazio pubblico via Mazzini su uno strumento che sembrava molto innovativo, ma in quanto molto innovativo anche poco solido considerato come tecnologia, ci ha bloccato per più di 15 anni lo sviluppo di una mobilità, di un trasporto pubblico più innovativo. Poi ci siamo come dire, fatti un po' abbindolare da questo progetto che poi si è dimostrato un flop completo e questo ha bloccato lo sviluppo di un trasporto pubblico invece più moderno e più efficace. Con l'Ovovia rischiamo assolutamente una situazione molto simile con un progetto tra l'altro molto più impattante e molto più costoso. Ricordo l'Ovovia costa... il parallelo insomma... Ci sta. Infatti noi abbiamo sempre detto, cioè ci stiamo affidando a un'opera poco consolidata, tra l'altro che funzioni in qualche modo soprattutto nelle megalopoli del sud del mondo dove ci sono strade pessime, dove c'è anche scarsa sicurezza negli spazi urbani, quindi far viaggiare in aria tra delle colline che attraverso delle bidonville o dei quartieri popolari molto degradati in aria delle ovvie ha un suo perché e solo nelle città, nelle megalopoli del sud del mondo le ovvie possono funzionare. Farlo invece in una città come Trieste con la Bora, tra l'altro attraversando il Porto Vecchio con uno spazio enorme dove invece c'è tutto lo spazio per mettere a terra un tram, è sicuramente un azzardo che rischiamo di pagare caro adesso perché dobbiamo investire questi 48 milioni di euro che invece potrebbero essere investiti per un moderno tram, ma lo pagheremo caro nel futuro perché ci troveremo, come dire, molto probabilmente una cattedrale del deserto che ha disboscato 4 ettari di bosco molto prezioso, in particolare il bosco Bovedo. E con i costi che questa opera, perché i 48 milioni di euro vengono messi dal PNRR, ma la gestione ordinaria sarà a carico del comune perché l'opera sarà del comune di Trieste e noi abbiamo calcolato che ci sarà un deficit di alcuni milioni di euro all'anno e questo graverà sulle casse del comune di Trieste, quindi vorrà dire meno servizi per tutto il resto, a fronte del fatto che invece avremmo potuto finalmente fare quello che stanno facendo quasi tutte le città italiane con i fondi del PNRR per il sistema di trasporto pubblico di massa, questo bando al quale Trieste ha preso parte per costruire l'Ovovia, si poteva fare un tram moderno. L'abbiamo detto più volte, però ci tengo a raccontarlo perché non siamo quelli del no, ma siamo quelli del proviamo a fare delle cose migliori per trasformare realmente la mobilità di Trieste in una mobilità sostenibile a misura di persona con un sistema di trasporto pubblico efficace e veloce. Con gli stessi soldi dell'Ovovia si poteva fare il primo lotto di un tram che parte da Piazza Foraggi, attraversa tutto lo spazio urbano denso della città fino a Piazza Libertà, Piazza Libertà, Piazza Foraggi. Ricordo che Trieste ha preso 48 milioni di euro per l'Ovovia, ma Bologna, Padova, Firenze hanno preso quasi o più di 200 milioni di euro sullo stesso bando per fare dei tram. Quindi avendo un progetto, una visione più anche audace, si poteva chiedere anche noi 200 milioni di euro e si poteva fare addirittura un tram che parta dalla stazione e arriva fino a Muggia, che è quella un po' la visione, costruire questo asse forse di mobilità su ferro per riuscire a far scegliere a molte persone a fronte di un trasporto comodo, veloce, efficace, sicuro nei tempi, di lasciare la macchina a casa, muoversi col trasporto pubblico e quindi rendere la qualità della vita e dell'aria a Trieste più sostenibile e migliore. Allora, non tutti i nostri telespettatori sono d'accordo con la soluzione tram, c'era già un telespettatore che scriveva Trieste non è adatta, non voglio rivedere le rotaie sulle rive, cose del genere. Gli rispondiamo magari subito dopo una breve pausa pubblicitaria, fra pochissimo. Bentornati a Sveglia Trieste, allora ancora in compagnia di Federico Zadnic, dicevamo appunto questo telespettatore che scriveva non vorrei vedere nuovamente le rive invase dalle rotaie, diciamo che Milano può avere più linee ma la nostra città non è adatta, la linea 6 della parte di via Battisti sarebbe troppo stretta, insomma tanti problemi vede il signor Roberto.
Allora, dal nostro punto di vista, in programma elettorale, come adesso Trieste, avevamo presentato questa visione del trasporto pubblico che prevedeva due asse forti su rotaia, quindi uno era la linea 1 appunto da Piazza Libertà a Borgo San Sergio, ma in prospettiva futura anche a Muggia o addirittura a Capodistria, quindi creando proprio un percorso anche che è transnazionale, che permetta finalmente di connettere in maniera efficace e efficiente Trieste e la Slovenia, e l'altra invece era la linea 2 che da Barcola andava fino a Campo Marzio, quindi due solamente linee su ferro. Per il resto l'obiettivo era quella della completa elettrificazione del trasporto pubblico, con su alcuni assi secondari ma comunque forti, penso per esempio alla linea 6 che va fino a San Giovanni, ma anche alla 10, ipotizzando anche il ritorno ai filobus. Ci sono tra l'altro dei filobus molto moderni, più efficaci, efficienti rispetto a quelli che ci ricordiamo a Trieste, e quindi l'asse portante su ferro, gli assi secondari su filobus e tutti gli assi minori invece con autobus elettrici, per riuscire ad avere una mobilità, un trasporto pubblico al 100% elettrico e quindi senza nessuna emissione di particolato, di gas, di CO2. Questo è un po' è l'obiettivo. Trieste, tra l'altro, ricordiamo, ha una grossa tradizione, aveva una grossa, io non me ne ricordo, devo dire la verità, però vedendo i filmati, Trieste è la linea aveva 6, c'erano i tram e funzionavano, e poi c'è stata la scelta, col senno di poi sicuramente sbagliata, perché le città che invece hanno mantenuto le linee ferroviarie hanno avuto un beneficio e anzi li stanno implementando, è stata fatta questa scelta purtroppo. Allora, una telefonata, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno? Pronto, pronto? C'è qualcuno in linea? Vediamo se riusciamo a dialogare con il nostro telespettatore, buongiorno? No, non sentiamo nessuno, non so se è caduta la linea. Oggi è anche una giornata importante perché alle 11 il Comune presenta alla stampa, in una conferenza stampa, il bilancio. E voi di adesso Trieste avete fatto uno studio, una sorta di studio su quella che è stata la destinazione dei fondi per quanto riguarda ad esempio le opere pubbliche sul piano triennale delle opere, e avete rilevato che cosa in particolare? Che ci sono dei rioni un po' di serie A, un po' di serie B, insomma c'è un po' di disparità nella distribuzione. C'è una grossa disparità. Ieri io da consigliere costituzionale ho assistito anch'io a una presentazione e devo dire che sicuramente Trieste ha la fortuna di avere un bilancio molto solido, con un deficit in calo. Quest'anno tra l'altro con i fondi del PNRR ci saranno degli investimenti molto alti, maggiori rispetto al passato sulle infrastrutture, quindi ci sono anche dei dati positivi, e quindi è bello saperlo e dirlo. Ci sono anche però dei dati negativi, ne dico due, quello che mi chiedeva lei, ma anche il tema delle spese per gas e energia elettrica, che causa la crisi in Ucraina e l'aumento delle materie prime ha fatto quasi raddoppiare la spesa che il Comune di Trieste dovrà sostenere per quest'anno sull'energia elettrica, passando dai 12 milioni dell'altro anno ai 22 di quest'anno, e questo mi fa dire che uno dei anche temi forti adesso Trieste, che è quello di investire sulle comunità energetiche, che possono essere fatte sia da privati cittadini, ma dal nostro punto di vista il Comune stesso dovrebbe essere in prima persona, costituire una nuova multi-utility che produca e consumi quindi autonomamente l'energia elettrica, potrebbe invece abbattere molto questa spesa. Ricordiamo, ripeto, quest'anno spenderemo 10 milioni di in più per l'energia elettrica, e il gas invece si sarebbero potuti investire questi soldi per altro. Quello che abbiamo fatto come adesso Trieste, siamo andati ad analizzare il piano delle opere triennali esatto. E ci sono dei capitoli di spesa che non hanno una destinazione precisa, per esempio le asfaltature. Ci sono dei capitoli che abbiamo deciso di tirar fuori in questo calcolo che abbiamo fatto, per esempio Lovovia o il Porto Vecchio, perché sono delle opere di livello superiore che riteniamo non possono essere messe nel provare invece a capire come è distribuita la spesa circoscrizione per circoscrizione rispetto alle opere pubbliche. E quello che emerge è sono dei dati molto differenti, cioè l'impressione che avevamo noi, che in questi anni il Comune stia investendo moltissimo sul Salotto Buono, sulla Piazza Unità,
sul Borgo Tedesiano, sulla zona dove ci sono i turisti, che sicuramente è molto migliorato in questi anni. L'impressione che avevamo noi è che invece questa scelta ha fatto sì che invece si siano lasciate dimenticate o si sia investito troppo poco nelle periferie, è stato confermato dai dati che sono emersi dal dato triennale. Allora, se noi andiamo a dividere quanto investirà nel piano triennale del Comune di Trieste c'è a capitolo, a bilancio di spesa per le circoscrizioni, e lo dividiamo per gli abitanti delle circoscrizioni, i dati che emergono è che, per esempio, appunto nel Salotto Buono, nella circoscrizione quarta, che è quella del centro città, ogni cittadino riceve 2.100 euro in infrastrutture nel piano triennale delle opere. Circoscrizione vicina, che è la quinta, dove io sono consigliere circoscrizionale, che è tra l'altro la più densa e la più abitata di Trieste, i cittadini in proporzione ricevono solamente 333 euro, quindi con un rapporto di 1-6. Questo dimostra che, come dice, c'è una distribuzione assolutamente non equa delle risorse rispetto a questo. Anche il Carso viene molto penalizzato, sono 366 euro nell'altopiano est, 414 nell'altopiano ovest. Servola, San Giovanni Chiadino va meglio, sono 1.600 euro, perché lì c'è un progetto di rigenerazione urbana, il progetto Pinqua, e quindi sicuramente questo fa sì che ci sia un riequilibrio. Certo. Però diciamo, il dato che emerge chiaro e forte è che c'è nella parte centrale della città una grande attenzione e un grandissimo investimento. Le periferie, in particolare San Giacomo, Barriera Vecchia, il Carso sono, e anche Roiano, Gretta e Barcola, sono sicuramente non coperte a sufficienza, insomma, comunque un po' dimenticate, ecco, questo è il risultato, insomma, uno dei risultati, perché poi ce ne sono altri, no? Anche analisi in relazione alla così, ricchezza o meno degli abitanti, il reddito, insomma. Sì, è stato fatto anche questo calcolo, ecco, che porta a dire che ci sono anche delle differenze dei quartieri in fasce diverse, però spesso i quartieri dove ci sono persone che hanno un reddito più alto sono quelli che beneficiano di maggiori investimenti, quindi aumentando ancora di più le disuguaglianze nei vari quartieri. Allora, una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? No, posso parlare? Sì, buongiorno. Buongiorno, volevo solo chiedere una cosa, se prego. Il consigliere... Sì? Sì, ecco... Ecco, e dunque, sono un ex consigliere circoscrizionale di tanti anni fa. E volevo chiedere al consigliere, prego, se si ricorda che il mare sta salendo. Quindi abbiamo già spesso con l'alta marea, l'inondazione delle rive, eccetera. Tutto il Borgo Teresiano è soggetto a invasione dell'acqua. E non dimentichiamo che poggia su palafitte, molti palazzi poggiano su palafitte, visto il fondo del Borgo Teresiano. Quindi un tram elettrico, a parte il fatto che il tram elettrico non vedo come si possa arrampicare fino a San Giacomo poi e robe del genere, e quindi la zona nel quale può essere utilizzato è relativa rispetto a tutta la città. Comunque l'acqua sale, il mare è già previsto a livello globale che sta salendo. Ricordo anche che a suo tempo ci avevano presentato un progetto per fare un garage sotto Piazza Unità, progetto Illis, che poi è caduto logicamente perché era un progetto allucinante con degli sfiatatoi che si dovevano alzare in mezzo alla piazza per il progetto. Quindi mi domando, se il tram elettrico di via Mazzini non ha potuto funzionare anche per l'acqua, come posso pensare di fare dei tram elettrici di nuovo? Capito, signora, grazie della domanda, buona giornata, insomma si torna ancora sul tema del tram. Riusciamo a dare una risposta? Allora, cambiamenti climatici sono drammatici. Il PAESC, il piano per l'energia e il clima che il Comune di Trieste sta discutendo in questi giorni, che è un piano dal nostro punto di vista molto debole perché non affronta in maniera sufficientemente forte il tema del cambiamento climatico, ha nella parte iniziale dei dati inquietanti, che sono relativi, non spesso abbiamo letto dei dati relativi all'Europa, al mondo, ma rispetto a Trieste. Allora, a Trieste il mare si è alzato di 12 centimetri dal
1940 al 2018, quindi veramente non stiamo parlando di millimetri, ma di 12 centimetri. Allora, abbiamo la pubblicità che incombe, ci fermiamo per un attimo, proseguiamo subito dopo con questo discorso, fra pochissimo. Bentornati in diretta Sveglia Trieste. Allora, stavamo parlando di cambiamenti climatici e del problema che segnalava la signora, no? Con un eventuale progetto, insomma, di mobilità per Trieste. Allora, io credo che bisogna appunto fare una fotografia, il PAES, che è il piano per l'energia e l'ambiente, di cosa sta succedendo a Trieste. Questa è una cosa importante. Dicevo prima, c'è questo dato dell'innalzamento del mare a Trieste, nella nostra città, di 12 cm negli ultimi 50 anni. C'è la temperatura media che si è alzata di 2 gradi dal 1960 al 2016, quindi anche questo è un dato molto come dire, preoccupante. E c'è il tema anche del vento, che le velocità massime del vento sono aumentate in questi anni di 10 km all'ora. Questo pensiamo anche al progetto dell'Ovo Via e come questo impatterà. Sappiamo già ora che l'Ovo Via starà ferma almeno 60 giorni all'anno, ma la prospettiva dei cambiamenti climatici ci fa pensare che potrebbe essere che siano anche più di 2 mesi all'anno che lo stop dell'Ovo Via. Detto ciò, cosa dobbiamo fare? Sicuramente dire il tram, ma non solo il tram, è parte della soluzione di questo problema, perché noi dobbiamo cercare di ormai il processo è quasi inarrestabile, ma lo dobbiamo rallentare il più possibile. E ci sono la città, una città, un comune può lavorare principalmente su 3 aspetti, che sono il trasporto pubblico, cioè la mobilità, quindi e cercare di ridurre il trasporto privato su motorini e macchine e favorire ciclabilità, trasporto pubblico e pedonalità. L'altro aspetto è quello dei rifiuti. Trieste purtroppo è maglia nera nella raccolta differenziata dei rifiuti, quindi anche su questo la città può e deve fare molto di più. E l'altro tema è quello dell'energia, ne parlavamo prima. Una città come Trieste, ci sono città in Italia, penso ai comuni di Pinerolo, ma ci sono esempi anche molto famosi come Amburgo, come Barcellona, dove è stata costituita una nuova azienda pubblica che produce energia pulita per il comune, per i cittadini, 100% green col solare. Quindi in realtà il tram, e c'è sicuramente un problema di innalzamento del mare che vale non solo per il tram, che vale per qualsiasi strumento di trasporto, insomma, pubblico, chiaro. E quindi questo ha affrontato. Però ricordiamoci che invece promuovere un tram, promuovere il trasporto pubblico è parte della soluzione di quel problema. Allora, intanto ci ha raggiunti in collegamento il direttore del Piccolo, Omar Monestier, che salutiamo. Buongiorno direttore. Buongiorno. Buongiorno a voi e al vostro ospite. Buongiorno. Buongiorno. Grazie di essere qui. Allora andiamo rapidamente alla prima pagina del Piccolo. Anche oggi, insomma, abbiamo letto molti articoli interessanti. Il titolo principale si è concentrato proprio su questa svolta blu delle navi. Davanti alla costa le imbarcazioni useranno carburanti con meno zolfo per ridurre le emissioni, il patto per l'ambiente siglato da compagnie di navigazione e istituzioni. Ce l'avevamo anche noi ieri alla presentazione di questa iniziativa, è un secondo passaggio, no, rispetto a quello che già si era firmato in ottobre, un momento importante proprio nella direzione poi della tutela dell'ambiente. È un momento importante e soprattutto giocato un po' in anticipo rispetto alle previsioni normative, quindi è un segnale di attenzione che va ben sperare, cioè di un'attività portuale, croceristica, quindi turistica, che gioca con anticipo per l'appunto nella speranza di arrivare prima degli altri e di rappresentare meglio le urgenze di questo periodo, creando anche nuove, io spero, forme di occupazione o comunque di variare la nostra struttura produttiva in una visione più ecologica e più sostenibile. Al momento siamo agli annunci, i progetti devono ancora prendere corpo, ma mi pare che siano stati compiuti dei passi fondamentali nella giusta direzione. Quindi mi pare una bella cosa, siccome molto spesso qui ci lamentiamo di quello che non va, credo che invece sia questo è un avvenimento importante da sottolineare in maniera positiva. Stavamo parlando proprio di temi ambientali con il nostro ospite, poi in relazione anche alla mobilità urbana. Date conto anche del debutto della rotatoria in Largo Pestalozzi, tra le varie cose, insomma, poi passiamo magari ai temi più alti, però c'è anche questo, no, nella vita della città, un po' di critiche già subito in partenza.
Eh sì, quando si interviene sulla viabilità, soprattutto su abitudini consolidate, c'è sempre qualcuno che si lamenta. Io penso che questa rotatoria dovrà servire a rendere più fluido il traffico. Ce n'è ancora molto, ce n'è ancora tanto su Trieste, ce n'è forse un po' troppo. Nonostante ci sia un buon sistema di trasporto pubblico su gomma, forse è il tempo di qualcosa di più radicale rispetto anche alla gomma, per l'appunto. A Trieste il sistema pubblico è ancorato ancora a un modello vecchio, seppur funzionante, questo va detto, però possiamo forse cominciare a usare un po' di più. A usare un po' di più, immagino che sia d'accordo anche il nostro ospite. Fra l'altro, proprio la rotatoria di Largo Pestalozzi ricade, no, nella quinta circoscrizione, di cui fa parte il nostro ospite di adesso Trieste. E come giudica, insomma, questo provvedimento che è dovuto alla prossima chiusura ormai della galleria di Piazza Foraggi? E avete fatto anche un'iniziativa voi adesso Sì, Trieste su no, se posso questo? fare due commenti Sì. sulle notizie del piccolo, sicuramente cioè, utilizzare dei combustibili che hanno meno inquinanti per le navi crociere è un piccolo passo avanti, ma l'inquinamento che le navi di crociera producono sulle città è enorme. Cioè, quindi c'è un impatto comunque molto grosso a fronte anche di una ricaduta sulla città economica non altissima. Le navi crociere, le persone che utilizzano le navi crociere alla fine consumano e vivono soprattutto sulla nave crociera, soprattutto se il punto di partenza è come a Trieste, cioè se il punto, lo scalo, non, se non è uno scalo ma è un punto di partenza il posto da dove si parte. Quindi c'è sicuramente un aspetto che cioè, ci sono dei benefici economici per le navi crociera, ma ci sono anche dei grossi, come dire, delle grosse difficoltà. Pensiamo alla difficoltà della circolazione quando ci sono gli imbarchi, gli sbarchi, ma anche c'è questo dell'impatto ecologico. Quindi questo è un passo in avanti, ma non dobbiamo dimenticare che queste navi crociere producono un grossissimo inquinamento a Trieste. Sul tema cercare di essere più coraggiosi sul trasporto pubblico non c'è dubbio. A Trieste il 60% degli spostamenti urbani sono fatti in auto, questo è un dato altissimo. E ricordo un dato molto interessante che è emerso nel PUMS, nel piano dell'urbano della mobilità sostenibile, che a Trieste il 54% degli spostamenti urbani nell'ora di punta sono sotto i 5 km. Quindi sono spazi, distanze che si possono fare a fronte di un miglioramento della rete ciclabile, un miglioramento della pedonalità e anche un trasporto pubblico che a Trieste è sì molto capillare e di qualità rispetto agli autobus, ma è molto lento. Il problema grosso del trasporto pubblico a Trieste, soprattutto dalle periferie al centro, è che gli autobus sono nuovi, sono anche molto comodi, ma sono lentissimi perché non abbiamo corsie preferenziali. Quindi spesso, io ho abitato a lungo a Muggia, scegliere di prendere l'autobus per andare da Muggia a Trieste è una scelta molto complicata perché ci mette un sacco di tempo È e troppo quindi c'è su lento. questo Trieste deve fare, condivido col direttore, deve fare delle scelte più Si può coraggiose. migliorare. Rispetto Guardate. a Largo Pestalozzi, sì, c'è stata questa nuova rotatoria in previsione del fatto che la galleria di Piazza Foraggi sarà chiusa almeno 40 giorni, così dicono i documenti, e questo almeno mi fa, come dire, rabbrividire conoscendo un po' i ritardi che su altre opere pubbliche sono avvenuti, Non è l'unico, penso al immagino, tram e, no? non, e altre cose. Giustamente è stata fatta, come dire, questa previsione di incanalare il traffico che attualmente passa nella galleria per ovviamente i pochi assi viari che restano, quindi da una parte via Molino Avento, dall'altra via del Destriero, via del Veltro, è stata fatta questa rotonda in Largo Pestalozzi per cercare di rendere un po' più fluido il traffico. In quinta circoscrizione, l'ultimo consiglio, l'ultima seduta, abbiamo votato all'unanimità, quindi adesso Trieste, centro-sinistra, centro-destra, una mozione che chiede però un'attenzione anche alla mobilità pedonale, perché sono stati fatti degli interventi sì per fluidificare il traffico, ma per esempio in particolare in Via del Destriero, già in questi mesi il traffico automobilistico è aumentato moltissimo, ma i marciapiedi, gli attraversamenti pedonali sono rimasti con i problemi che c'erano in precedenza. Adesso con la chiusura su quell'asse, in particolare se ci siamo concentrati La su Via del Destriero, situazione è sicuro
sicuro che ci sarà un aumento enorme del traffico con dei tratti dove non ci sono neanche i marciapiedi e quindi siamo molto preoccupati e abbiamo fatto una lista di interventi che chiediamo al Comune per da una parte fluidificare il traffico perché ci sarà un problema, ma dall'altra parte tutelare anche gli utenti deboli, in particolare i pedoni. I pedoni. È d'accordo insomma con questa visione, direttore, vanno tutelati, no? Anche i pedoni naturalmente. Anche il pedone, sì. Anche il pedone. Devo dire che io spenderei qualche parola in favore anche dei ciclisti. Dei è vero ciclisti. Che essere ciclisti a Trieste è molto difficile, soprattutto se si sta nelle zone. Qui abbiamo un ciclista, E capisco che insomma alcuni tratti di città sono veramente per professionisti della bicicletta, non sono per anziani che vogliono usare le due ruote invece dell'autobus, però è anche vero che lungo alcuni degli assi della parte bassa della città le piste ciclabili davvero non ci sono. Io, se voi mi chiedeste così a tradimento di citare una pista ciclabile a Trieste, in questo momento devo ammettere che sono colto dal vuoto, non me ne viene in mente una. Forse su alcuni degli assi maggiori, quelli dove la pendenza non è così marcata, si potrebbe cominciare a fare qualche ragionamento, anche perché lungo alcuni viali lo spazio c'è, anche dove ci sono marciapiedi molto larghi. E poi una cosa volevo chiedere al vostro ospite, che spero non vi sembrerà una domanda un po' sciocca, ma con tutto questo vento, possibile che non ci sia nessuno che ha mai pensato di utilizzarlo a fini di produzione di energia elettrica? Ora, serve un vento costante, lo sappiamo, e forse a Trieste il vento non è come quello che sarebbe il migliore possibile usando i materiali, cioè le ipotesi teoriche, però possibile che non ci sia modo da nessuna parte di fare almeno un esperimento? Lo chiedo anche come forza politica giovane che magari ha più a cuore le questioni energetiche. Allora, non sono un esperto, le rispondo dicendo quello che ho letto, semplicemente che appunto il vento di Trieste principalmente elabora, che è un vento a raffica, ha dei picchi molto forti ma anche dei lunghi momenti in cui non soffia, e invece per l'energia eolica c'è bisogno di venti più costanti per avere una produzione, quindi per avere un investimento che in qualche modo dia un risultato costante e non troppo altalenante come elabora. In realtà ci sono varie modalità per produrre energia elettrica in maniera pulita, uno è il vento, l'altro è il fotovoltaico. Trieste, la zona industriale, il porto ha degli spazi dove si potrebbero tappezzare i capannoni ma anche gli edifici pubblici con fotovoltaico. Le recenti innovazioni normative che appunto permettono alle comunità energetiche, che facilitano questi processi, ci danno lo spazio invece di investire su un settore che ci permetterebbe di produrre energia elettrica con costanza. Quindi ripeto, non sono un esperto, le dico quello che so, che Trieste non è adatta a impianti per la produzione di energia eolica, invece ha tutte le caratteristiche per poterlo fare. Dal nostro punto di vista il PAES, che lo citavo prima, il piano per energia e il clima, è molto debole perché si parla sì di comunità energetiche, il comune mette a disposizione 350.000 euro, ma senza mettersi in prima linea, in prima persona, cioè a fronte anche i dati, quello che sta succedendo nel mondo in questi giorni, con la crisi del gas, con la crisi delle materie prime, tanto più l'Italia che importa le materie prime, non le produce, essere invece autonomi dal punto di vista dell'energia elettrica, sfruttando quella che invece è una risorsa pulita e anche illimitata come il sole, dovrebbe essere una priorità nazionale. È una priorità anche del Comune di Trieste, che invece nel PAESC e anche nel bilancio comunale che abbiamo visto ieri non ha messo poste a bilancio importanti. E questo dal nostro punto di vista è un errore molto grosso. Diciamo che in molte città i primi a dare il buon esempio sono proprio gli enti, gli amministratori pubblici, cominciando, che ne so, anche con palestre, stadi, parcheggi, sì, strutture di gestione pubblica con la copertura attraverso pannelli solari. Questo poi dà anche una percezione per gli altri utenti, per gli altri attori, di un mondo che si muove. E quindi forse sì, cominciare dal comune potrebbe essere una buona idea, comune, però insomma voi state là dentro, potete cominciare voi a intestare una battaglia di questo genere. Assolutamente, il comune potrebbe e dovrebbe fare due cose: da una parte fare una mappatura di tutti i tetti pubblici
che potrebbe, che possono ospitare dei pannelli fotovoltaici e darli anche a dei privati o dei cittadini che si aggregano in cooperative gratuitamente. Questo potrebbe essere una prima azione. L'altra azione che potrebbe fare un comune è dare un supporto tecnico, perché sono dei percorsi anche che necessitano di un supporto tecnico, e soprattutto se dei privati cittadini vogliono, perché si possono fare delle comunità energetiche anche da privati cittadini, vogliono farla, il comune potrebbe in qualche modo dare un supporto tecnico. E il terzo punto che abbiamo messo, che presenteremo come emendamenti per il PAESC, è dare un fondo di garanzia per iniziare la costituzione delle comunità energetiche, perché a medio e lungo termine le comunità energetiche sono un investimento, quindi uno investe ma poi in realtà recupera abbondantemente i soldi che ha investito, però c'è bisogno di un capitale iniziale. Le comunità energetiche, in particolare nei quartieri popolari, hanno un doppio aspetto che le rende utili, importanti e necessarie, che da una parte producono energia elettrica in maniera pulita, ma non pagare più una bolletta elettrica, soprattutto in quartiere popolare, soprattutto per una persona, per una famiglia di reddito medio-basso, e ha un impatto anche sociale importantissimo, e quindi le persone che più hanno bisogno di essere supportate per la realizzazione di comunità energetiche sono persone che probabilmente non hanno il reddito per iniziarla, e quindi quello che potrebbe fare un comune, ed è stato fatto in altre città, è un fondo di garanzia per supportare chi ha un tetto ma non ha il reddito per impiantare una comunità energetica a farlo. Sulle reti ciclabili sfonda un'aperta. Io è da 7 anni che non ho un'auto, mi muovo a Trieste con una bici, ne ho due. Ma Tele4 nella realizzazione di Tele4 è arrivato in bici? Io sono venuto in bicicletta, sì. In bicicletta, sì. Non ho un'auto, quindi da 7 anni uso in prestito un paio di volte all'anno l'auto, ma il resto mi muovo a piedi con il trasporto pubblico e con l'auto. E lei ha detto correttamente che in realtà da Trieste ha degli spazi pianeggianti, le rive, l'asse che va verso Piazza Foraggi, l'asse che va verso San Giovanni. Qualora lì si facessero delle piste ciclabili, ma non sui marciapiedi, come purtroppo sta continuando a progettare oggi il Comune di Trieste, perché le biciclette, cioè bisogna proprio cambiare visione, quello che sta mancando attualmente alla giunta di piazza. La bicicletta è un mezzo di trasporto per andare a lavorare, e se vuoi convincere delle persone a lasciare l'auto a casa e muoversi in bicicletta, magari anche una bicicletta elettrica, che è uno strumento che permette anche a Trieste di superare i livelli senza fatica, devi costruire degli assi continui, riconoscibili, veloci e non sui marciapiedi, perché una persona che va a lavorare deve, come dire, come tutti, ha anche bisogno di andare a 20-25 all'ora, come si può fare tranquillamente. E quindi c'è bisogno, su quello che è il Pi greco, quindi sulle rive, dove attualmente c'è una ciclabile, ma sui marciapiedi, dove prende a direttore una bici a noleggio, provi a pedalare sulla ciclabile delle rive, è impossibile, perché giustamente i pedoni ti insultano, ma io posso dire, io che lo faccio ogni tanto, hanno ragione, perché il marciapiede si chiama marciapiede ed è uno spazio dedicato a loro, e invece bisogna fare delle piste ciclabili su sede stradale. Sono emerse recentemente questi dati fatti in questa pista ciclabile fatta solamente con segnaletica elettrica orizzontale a Milano su Viale Monza e Corso Buenos Aires. Per chi non conosce Milano, Corso Buenos Aires è la via dello shopping, una delle vie dello shopping, come Corso Italia, esatto. E semplicemente disegnando per esempio Corso Italia, Via Carducci, c'è lo spazio per fatto semplicemente con una segnaletica orizzontale, e hanno costruito un asse ma lungo 8-9 km, quindi questa è l'importanza. Non bisogna fare una pista ciclabile di 500 metri come hanno pensato di fare in Via Giulia, c'è bisogno di fare un asse che parta dal mare e arriva fino a San Giovanni, sì. Così riesci. Le più pericolose sono proprio quelle piste lì, quei moncherini, esatto, abbandonati in mezzo al nulla, esatto, pezzi di pochi centinaia. Guardate, io candido via Mazzini, peraltro, faccio una piccola digressione, candido via Mazzini, che è una strada che avrebbe secondo me un gran bisogno di una pista ciclabile, poi essendo tutta dritta e abbastanza in piano è il luogo perfetto per non magari intralciare strade a maggior traffico. Sì, vuole venire a lavorare, vuole andare a lavorare in bicicletta, direttore? Sì. Non dico ancora una cosa, cioè ricordiamoci poi che fare piste ciclabili non si fa un favore solamente a chi vuole o vorrebbe andare in bicicletta, ma ogni bicicletta in più è un'auto in meno, quindi più bici vuol dire meno traffico, quindi anche chi invece non vuole o non può andare a muoversi in bicicletta ha un beneficio, se non riusciamo a spostare una parte del traffico dalle auto, dai motorini alle biciclette, oltre a tutto l'aspetto legato, e torniamo a quello che parlavamo prima, dell'inquinamento, ma perché no anche della salute, cioè persone che vanno in bicicletta vuol dire anche meno spesa sanitaria, perché sono persone che fanno quotidianamente un piccolo allenamento, che è proprio quello che tutti i medici ci dicono, no? Quindi
più che fare grandi sforzi nel weekend c'è bisogno di un allenamento continuo, e l'utilizzo o dei piedi o della bici per muoversi quotidianamente in città è una delle leve importanti per ridurre il traffico, migliorare l'ambiente e migliorare la nostra salute. Torno un attimo, se posso, sul fotovoltaico, visto che abbiamo qui un consigliere. Forse potreste cominciare dall'ATER, poiché parlavamo di persone a basso reddito che magari stanno in zone di minor pregio urbanistico, quindi dove è più facile montare gli impianti. Se l'ATER, che ha una grande quantità di immobili nella città di Trieste, si facesse protagonista di un cambiamento di questo genere, quello potrebbe essere un segnale, perché capisco che nella parte bassa della città, a ridosso delle rive, dove c'è dell'architettura di pregio, oggettivamente è un po' più complicato. Non possiamo mettere i pannelli sopra il Teatro Verdi, credo che ne nascerebbe un contenzioso. Però certamente sulle case dei Puffi, per dire, o zone più a nord della città, dove c'è magari anche più bisogno di abbassare il costo della bolletta delle famiglie, ecco, se l'ATER ci impiegasse un po' d'attenzione, quella è sicuramente una strada percorribile. Assolutamente, condivido al 100%. In realtà noi stiamo perdendo una grossa occasione col PNRR. Ci sono dei capitoli dedicati alla rigenerazione urbana, alla quale Trieste non ha presentato nessun progetto. Trieste, l'ATER, quindi ci siamo trovati, io direi, con pochi progetti spendibili, perché non abbiamo avuto negli ultimi anni la capacità di immaginare una Trieste del futuro diversa sul tema della mobilità, sul tema dell'energia, sul tema dei rifiuti, e quindi stiamo perdendo una grossa occasione. Il Comune di Trieste e l'ATER sicuramente non hanno avuto la capacità di presentare anche per il PNRR dei progetti per la rigenerazione urbana e l'efficientamento energetico. Sicuramente le case dell'ATER, per il discorso del fatto che sono in periferia, che hanno tetti grandi, e per il discorso sociale che dicevo prima, sono ancora, perché ci saranno altre occasioni, quindi speriamo che alla prossima opportunità ci sia la possibilità, ci sia un progetto, ci sia la visione per rendere tutte le case dell'ATER autosufficienti dal punto di vista energetico. Questa sarebbe una sfida importante che dobbiamo cogliere, e se non l'abbiamo fatto adesso la faremo nei prossimi anni, ma dobbiamo puntare a quello sicuramente. Allora, è arrivata anche una telefonata, la sentiamo. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, sento qualcuno in sottofondo, anche un cagnolino che abbaia, credo. Pronto? C'è qualcuno? Forse è caduta la linea. Chissà se riuscirà ad affrontare nuove sfide in questo senso, insomma, anche in senso però posso dire una cosa, aggiungo, sono abbastanza d'accordo con quello che ha detto il vostro ospite rispetto al fatto che magari si è persa un'occasione di rigenerazione urbana non aderendo o non presentando progetti. Però, come dire, credo anche però che rispetto al passato, anche solo a 10 anni fa, Trieste sia più in movimento, cioè che molte cose stia cambiando. Ora non è una questione politica, è una questione, come dire, anche di trasformazione della società. Io ho la percezione di una città che comunque ha ripreso a muoversi, seppur lentamente, dopo anni di grande sofferenza, di grande immobilismo. Quindi una certa lentezza forse anche dovuta a una propensione atavica ad accettare il fatto che non cambia mai nulla. Invece adesso le cose, dal mio punto di vista, un po' stanno cambiando, e quindi chi entra con idee nuove, soprattutto chi sta all'opposizione, che ha di solito più effervescenza rispetto a chi governa, ecco, insomma, è un buon momento per fare delle cose, per dirle e per intestarsi delle battaglie anche di rigenerazione. Come dire, contesto un pochino, non l'ha detto il nostro ospite, quindi non mi rivolgo a lui, contesto un po' questa fotografia che noi spesso diamo di questa città perennemente seduta, ferma e abituata a lasciarsi scorrere tutto addosso. A me non pare, mi pare un po' meno, ecco, rispetto al passato. Volevo solo aggiungere questa riflessione al discorso che abbiamo fatto. Beh, un suggerimento, insomma, che arriva dal direttore del Piccolo. C'è un telespettatore che si chiama Francesco e dice: tutti vogliamo l'energia pulita, possibilmente gratis, poi quelli che ne parlano non sono esperti e non distinguono i volt dai watt. Ora ci possiamo fidare o dobbiamo aspettare un piano energetico nazionale serio, come stiamo facendo inconsapevolmente da decenni? Poi arriva il derby Russia-Ucraina e ci scopriamo clamorosamente inadeguati sulla diversificazione delle fonti energetiche e le loro forniture. Questa, insomma, la sua opinione. Poi invece Fiorenzo ci scrive a proposito del discorso che Trieste non è città per bici.
Segnalo sommessamente la mia esperienza di Bruxelles, città interessante dai tratti in piano, ma anche di strade che in realtà hanno forte salita, dove la bicicletta, le biciclette fanno parte, la parte del leone, e non è assolutamente necessario costruire piste ciclabili, è sufficiente il simbolo della bicicletta sull'asfalto. Un po' quello che stava dicendo prima. Insomma, io la salita di Pontovello in bicicletta non riuscirei a farla tutta, ecco, per intero. Però magari quindi qualcuno... Bruxelles è un bellissimo esempio, però sì, se non me la ricordo male è tutta pianeggiante, credo che abbia qualche collinetta, ma insomma è un contesto completamente diverso. E poi la conformazione urbanistica e morfologica del colle su cui sorge Trieste, insomma, è tutt'altra cosa rispetto a Bruxelles. Quindi, ok, va bene le biciclette, va bene le piste ciclabili, ma ricordiamo che ci sono dei tratti di salita con pendenza del 30-40%, lo chiedo al ciclista, che forse qualcuna ne ha fatta, ma insomma, se non mi ricordo male, ci sono dei pezzi che sono piuttosto irti, no? Anche fatto... per salire qui, direttore, ha mai pedalato su una bici pedalata assistita? No, sono contrario alla bici a pedalata assistita, perché io pedalo su una bicicletta con pedali, mi piace far fatica, però capisco anche una battuta. Ho scoperto battuta, che la chiamano anche... muscolare. Sì. No, allora, Basilea, città come Trieste, bici, con colline, un fiume, ha il 20% di mobilità ciclistica. Questo è l'obiettivo massimo, cioè quello che manca a Trieste è un giusto mix, no? Abbiamo un traffico, è impossibile dire, cioè noi dobbiamo cercare di rimodulare. Nel programma di Adesso Trieste prevedevamo appunto il 10% di mobilità ciclistica al 2031, perché avevamo fatto un programma che vedeva a due mandati, aumentavamo al 30%, 35% quella pedonale, 35% quella del trasporto pubblico, per portare al 30% la mobilità automobilistica. L'obiettivo non è un giusto mix, e in questo giusto mix, per permettere anche in particolare alle persone più anziane di continuare a pedalare anche in età più avanzata, o a chi vive su un colle, penso a San Vito, a San Giusto, a San Luigi, di poter muoversi in bicicletta, sicuramente la bicicletta pedestrizzata può allargare molto la platea dei triestini che possono scegliere la bicicletta. Quando lo faranno? Quando permetteremo di poter pedalare in città in maniera sicura, comoda e veloce, e quindi servono quei tre assi importanti che accennavamo prima per poterlo fare. Poi chi vorrà pedalerà quella muscolare, anch'io lo faccio spesso, però io ho anche una bici pedalata assistita, perché ci sono delle giornate, io viaggio anche, mi sono fatto viaggi di 2-3 mila chilometri, ma ci sono delle giornate, in particolare d'estate, dove pedalare non è facile per il carico, quindi l'assistita ti fa superare questo problema. Allora, grazie a entrambi, grazie al direttore del Piccolo Omar Monestier, grazie a Federico Zatovic. Posso ricordare il sit-in alle 16, non sulla nostra testa, dalle 16 alle 18 saremo in Piazza Unità, perché riteniamo che delle decisioni fondamentali come la salvaguardia della pineta di Catinara e l'ovovia devono essere decise in maniera partecipata, e quindi per questo saremo in Piazza Unità. Grazie a tutti e buona giornata.